Se vogliamo prendere posto, per favore, siamo già in ritardo, grazie. Ah, il tesserino mi sono dimenticato. Partiamo quando vuole lei. Ti vuol dire che quando devo iniziare? Si tratta di una discussione, cos'è la discussione? Presentazione Ma questo poi lo dell'emendamento? faccio scusate, voi ministra quando dal Presidente ti dà la parola ti dice se vuole collegare prima della discussione finale, Ma poi tu lo l'emendamento illustri e penso che Roberto lo fa proprio, così discussione sulla evitiamo. delibera. Finita la discussione sulla delibera, Ma tu faccio presentazione l'intro, emendamento tu fai tecnico. l'intro, quella la fai come relazione. Discussione come consigliere Chiusa la di discussione per tutti quanti, Presidente. dà la parola per l'emendamento che c'è già agli atti. Poi. Siamo Della 9, applicazione 10 e delle leggi 11. regionali.
Buonasera. Si prosegue la seduta del 27/7/2017. Do la parola al segretario generale per l'appello. Grazie. Buonasera. Aiosa. Attanasio. Assente giustizia. No, scusate. Bonomelli. Presente. Borgonovo. Chittò. Di Cristo. Assente giustificato. Di Pietro. Di Stefano. Presente. Ercoli. Fiorino. Presente. Franciosi. Ghezzi. Lanzoni. Franciosi assente. Molteni. Pagani. Pasquinelli. Pastorino. Perego. Piano. Pogliaghi. Recupero. Rivolta. Rosa. Valsecchi. Vincelli. Ventuno presenti, 4 assenti di cui 3 giustificati. Il Consiglio è aperto. Nominiamo i 3 scrutinatori, 2 della maggioranza e 1 della minoranza. Chi si propone? Recupero. Molteni. Di Pietro. Non procediamo all'inno perché a tutti gli effetti questo Consiglio Comunale è il proseguimento di quello di ieri. Ecco perché le interrogazioni non verranno prese in considerazione in questa serata, ma verranno spostate poi eventualmente in discussione a settembre. Come da comunicazione inviata ai capogruppi, si passa dal punto 7 al punto 9, in quanto la delibera è stata ritirata. Quindi leggo la delibera 9, CS Boccaccio Pertini, approvazione delle condizioni di mutuo, dello schema di contratto e del capitolato di patti e condizioni generali per la fideiussione solidale a favore dell'Istituto di Credito Sportivo e nell'interesse della società sportiva ASD Sesto 2012 per la riqualificazione di un campo a 11 mediante la trasformazione del manto erboso presso il centro sportivo comunale Boccaccio Pertini, sito in via Boccaccio 384 nel comune di Sesto San Giovanni. Do la parola al relatore di commissione, consigliere Molteni. Le ricordo, consigliere, che il tempo a sua disposizione, come da regolamento, è di 15 minuti. La ringrazio. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. È la prima volta che prendo la parola in questo contesto, concedetemi, anche se l'intervento non è niente di particolarmente impegnativo, concedetemi un po' anche di emozione, tale è, insomma. Ieri tutti i consiglieri che hanno preso la parola hanno avuto modo di ringraziare le persone che hanno fatto sì che noi si sia qua. Anch'io rubo questa manciata di secondi per ringraziare gli amici che hanno permesso, che hanno voluto che io sedessi in questo banco, e tranquillizzarli e confermare il mio impegno in questo senso, che non verrò meno a quelli che sono i valori e sono le specifiche che caratterizzano il mio essere Mario Molteni. Al di là di questo, relazione adesso sul lavoro che è stato fatto in commissione mercoledì sera. Questo lavoro vede un proseguimento di quanto fatto dalla precedente giunta che ha portato avanti questo progetto con tutta la perizia che meritava. Tecnicamente si traduce solo in un cambiamento della rata semestrale, no?
che da 20.783 euro passa a 21.461 euro, con una differenza di 678 euro. Questa rata è il mutuo che viene concesso per poter realizzare questo progetto. Questo è l'aspetto tecnico. Per il resto, nell'ambito della Commissione non è emerso altro che un parere positivo da tutti i partecipanti, perché la bontà del progetto è sicuramente incontrovertibile. Di conseguenza, la mia presentazione da un punto di vista del lavoro qui finisce. Ringrazio veramente tutti per il lavoro proficuo che è stato fatto nell'ambito della Commissione, che ha consentito che questo e gli altri punti poi fossero dibattuti in maniera sicuramente proficua. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie a lei, consigliere Molteni. Apro la discussione, quindi chi si vuole prenotare, ricordo ai consiglieri che hanno un tempo massimo di 10 minuti per intervento, grazie. Se non ci sono, vi aspetto un attimo. Se no passiamo al dibattito. Consigliere Rivolta, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il relatore di Commissione per le parole e l'apprezzamento per il lavoro fatto dalla scorsa amministrazione riferito alla riqualificazione del centro sportivo Boccaccio Pertini. Questa oggi è una delibera tecnica, però credo che valga la pena in occasione di questa discussione ripercorrere il percorso che l'amministrazione comunale precedente ha fatto affinché quello che, di cui oggi stiamo discutendo fosse possibile. Il centro sportivo Boccaccio Pertini era fino all'inizio del mandato scorso in gestione a una società, la CGS, credo di ricordare bene, mi sbaglio sempre, che a un certo punto rinunciò alla gestione di quell'impianto e anche dell'impianto del Falk Tennis. Per cui l'amministrazione comunale indisse una sorta di bando, una sorta di richiesta di manifestazioni pubbliche alla ricerca di nuovi gestori, si manifestò la stesso 2012 e che ha preso in carico la gestione. Vi ricordo che quella discussione, quella gestione fu anche oggetto, voglio ricordarlo perché oggi invece siamo qui, come dire, a elogiare l'operato e quello che è stato fatto, fu oggetto di una grande polemica rispetto al fatto che quell'impianto veniva dato con un canone a un importo minimo di 1000 euro, perché la scelta strategica dell'amministrazione precedente è stata quella di trovare soggetti, società sportive disposte a gestire gli impianti, liberando dalle spese generali di gestione gli impianti sportivi con lunghi affidamenti e quindi anche dando alle società sportive un ruolo attivo nella riprogettazione, nel rinnovamento delle strutture sportive, e oggi noi facciamo l'ultimo tassello di un grande lavoro. Il centro sportivo Boccaccio Pertini ha oggi, come tutti possono constatare, è un centro sportivo molto vivo e molto attivo, grazie all'impegno delle persone che lo portano avanti, grazie all'impegno delle persone, dei soci della società sportiva, grazie anche a, come dire, una scelta corretta che l'amministrazione comunale fece a quel tempo. Ad oggi il centro sportivo consta di un nuovo bar, voi sapete che tra l'altro questo centro sportivo è stato anche sfortunato perché a conclusione dei lavori di restauro e di rinnovo del vecchio bar-ristorante ci fu un incendio e questo ha, come dire, bloccato in parte la riqualificazione per lungo tempo, perché poi le perizie e gli assicuratori ci mettono del loro. Oggi però il centro sportivo consta di un impianto di beach volley con tre o quattro campi a seconda se la gestione è quella invernale o quella estiva. A breve credo che saranno ricollaudate le vecchie tribune di quello che era l'impianto di pattinaggio, che per più di 20 anni invece erano state inutilizzate. Ci sono due nuovi campi da paddle, che è uno sport di cui non vi so descrivere assolutamente la dinamica, ma è uno degli sport moderni che molto vanno in voga.
e a breve appunto partirà la riqualificazione con il sintetico del campo sportivo A11. Quello che noi facciamo oggi è un adeguamento del mutuo, è una vicenda anche questa molto tipica della burocrazia italiana, per cui il tempo trascorso tra l'approvazione in consiglio comunale, l'approvazione del credito sportivo e lo svolgimento delle pratiche ha modificato i tassi di interesse e quindi si è dovuti ritornare in consiglio comunale per un adeguamento di questo tipo. È fondamentalmente una delibera tecnica, ma che conclude una riqualificazione di successo in uno degli impianti sportivi della città. Mi sembra corretto ricordare che l'operazione fu cominciata nei primi anni della gestione dell'amministrazione Chittò, non fui io a dare, come dire, il via a quell'operazione, ma l'assessore allo sport di allora, Felice Cagliani. Credo che possiamo guardare a quello, come dire, modello come un modello di successo e come un modello da esportare, così è stato anche in altri campi sportivi. Mi viene in mente il Dominante, ma mi viene in mente il lavoro fatto per il bando trentennale del Tennis Club quanto del Tennis Breda. Credo che su questa strada io invito l'amministrazione comunale, il sindaco, il nuovo assessore, che è anche assessore allo sport, a proseguire in questa filosofia che tanto fu comunque osteggiata nel mandato precedente, ma che invece ieri sera nelle linee programmatiche, quella cosa, almeno quella c'era, parlava di bandi trentennali, di lunghi affidamenti per consentire la riqualificazione. L'operazione di questa sera conclude quindi un ciclo di avvio di riqualificazione degli impianti sportivi a Sesto, che non sono costati assolutamente un euro all'amministrazione comunale, ma che nel suo complesso mobiliterà alla fine del compimento di tutti gli impianti e di tutte le riqualificazioni una cifra vicino agli 8 milioni di euro, tutti questi però invece come dire, ottenuti con una collaborazione, con dei project finance, con un rapporto positivo e dinamico tra partenariato pubblico e privato. Mi premeva, come dire, ripuntualizzare queste cose perché credo che siano sostanza vera quando discutiamo delle cose della nostra città. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Rivolta. Non vedo nessun altro intervento. Passiamo alla dichiarazione di voto. Do la parola alla lista popolare per Sesto, consigliere Piano. Il nostro voto sarà favorevole, grazie signor Presidente. Grazie a lei, consigliere. La lista Insieme per Monica, Chittò, Di Pietro. Grazie Presidente, anche il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliera. La lista Cittadini di Sesto, consigliere Aiosa. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, non c'è nessuno assente. Lista di Stefano Sindaco, recupero. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lista Caponi Sindaco, Pogliaghi. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lista, scusate, Lega Nord. Consigliere. Grazie Presidente, consigliere Pasquinelli. La buon delibera nome. In questione è di fatto una delibera Pasquine. Tecnica che modifica la delibera della precedente amministrazione per quanto riguarda gli interessi su un mutuo di 15 anni, in quanto nella vecchia delibera era stato inserito per la concessione del mutuo un tasso di interesse in relazione alle mutate condizioni pervenute. Si tratta di un ricalcolo degli interessi che riguarda il versamento delle due rate semestrali, che passano da 20.783,30 euro a 21.461,44. Trattandosi di un atto tecnico dovuto, il nostro gruppo vota sì a questa delibera. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Forza Italia, Borgonovo. Sì, grazie, favorevoli. Grazie a lei. Partito Democratico, Pastorino. Grazie Presidente, naturalmente siamo favorevoli a questa delibera
Vorrei dire, ha già detto a dire il vero molto il consigliere Rivolta, che da ex assessore allo sport ha avuto in mano chiaramente un po' tutta la partita su quella che era la delibera precedente. Vorrei ricordare che questa riqualificazione è un punto fondamentale in un percorso che non si è concluso, si conclude in questo momento con questa delibera, però chiaramente poi si riapre per quanto riguarda anche altre strutture sportive. Dal mio punto di vista la cosa interessante è che comunque anche un'associazione sportiva che lavora sul territorio da tempo può comunque provare a gestire un impianto in modo veramente importante, portando anche delle novità che sul territorio magari inizialmente hanno trovato un po' di diffidenza, e parlo anche di me stessa, no? Perché chiaramente il centro sportivo presentava dei campi da tennis, la pista di pattinaggio, eccetera, però ho notato e sono andata più volte a visionare questo impianto e devo dire che comunque l'innovazione va sempre presa positivamente, perché poi insomma le cose cambiano e bisogna anche aggiornare un po' quelle che sono le nostre tendenze anche per quanto riguarda proprio le attività sportive. Quindi ben venga il paddle, ben venga il beach volley e quindi altre discipline che possono attrarre anche le persone più giovani a nuove attività. Quindi siamo favorevoli e questo rapporto di collaborazione pubblico e privato che vede le associazioni sportive anche comunque del territorio presenti, chiaramente a mio avviso diventa un qualcosa di ancora più interessante. Comunque il Partito Democratico è favorevole a questa delibera. Grazie consigliera, do la parola a Sesto Nel Cuore, Molteni, grazie. Grazie Presidente, ovviamente per quanto detto anche prima nella presentazione, la nostra posizione non può essere che a favore di questa delibera. Grazie. Grazie a lei. Mettiamo in votazione la delibera. La prima votazione mi hanno segnalato, andremo un po' più lenti per dare il tempo giusto di assestare. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Un attimo di pazienza per cortesia, grazie. Di pazienza, risolviamo tutto, dai. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0. Il Consiglio approva. Voto l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Speriamo che non dobbiamo arrivare a mezzanotte per le votazioni stasera. C'è il bravo assessore. Presenti 21, favorevoli 21, il Consiglio approva.
Passiamo alla delibera di consiglio al punto 10. Revoca della deliberazione di consiglio comunale numero 1/2017 approvata in seduta 16 gennaio 2017 avente ad oggetto proposta di project financing ai sensi degli effetti dell'articolo 183 comma 15 del DGS 18 aprile 2016 numero 50 per la riqualificazione e gestione del centro sportivo Falk Tennis. Allora, la proposta rispetto a questa delibera di trattazione, se non ci sono eccezioni, ma penso che sarà comprensibile, posto che avete già avuto modo di vedere l'emendamento, è di presentazione e discussione partendo dall'emendamento, nel senso che a livello di argomentazione, in genere c'è la presentazione della proposta deliberativa, la discussione sulla proposta deliberativa, poi a chiusura della discussione viene presentato l'emendamento, e breve tempo di discussione dell'emendamento, votazione dell'emendamento e poi la proposta emendata. In questo caso però evidentemente l'emendamento ha una portata tale da rendere opportuna una trattazione integrale. Poi procederemo lo stesso nei termini di rito, approvando prima l'emendamento e poi la proposta. Ma la proposta è quella invece stasera di fare la presentazione dell'emendamento e quindi della proposta emendata e poi procederemo alla votazione di rito. Bene, diamo la parola al signor Sindaco. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri e cittadini che sono questa sera qui ad ascoltarci. Ma l'emendamento praticamente condiziona quella che era la delibera iniziale di revoca, nel senso che esattamente il 26 luglio, 26 mattina, abbiamo ricevuto una dichiarazione da parte del soggetto proponente che si impegnava formalmente, quindi con tanto di protocollo, a realizzare un nuovo bocciodromo all'interno del centro sportivo Falk. Perché ho deciso di fare proprio l'emendamento? Perché la decisione di revoca era proprio dovuta al fatto che l'assenza del bocciodromo per noi veniva a far mancare quello che era l'interesse pubblico. Infatti, in coerenza alla rivalutazione di interesse pubblico riguardante le fasce di popolazione in cui il project si rivolge, in particolare alla popolazione anziana, prendo atto della manifestazione di volontà resa dal soggetto promotore con propria comunicazione acquisita al protocollo generale del 26 luglio, con la quale detto soggetto dichiara che l'attività delle bocce con finalità sociosportive può considerarsi compatibile con lo sviluppo delle altre attività sportive previste nel centro e dichiara, nell'eventualità di aggiudicazione della gara, di essere disponibile a sviluppare senza aumenti di spesa per l'amministrazione i successivi livelli di progettazione in modo da assicurare la destinazione a favore di tale iniziativa. E sulla base di questo, quindi, mi sembrava giusto riportare all'attenzione del Consiglio Comunale, in quanto per noi l'interesse pubblico, con la decisione del soggetto promotore di protocollare una richiesta per realizzare il nuovo bocciodromo all'interno del centro sportivo Falk, condiziona decisamente, va nella direzione della volontà dell'amministrazione. Grazie mille. Grazie a lei, signor Sindaco. Apriamo la discussione. Consigliere Piano, a lei la parola. Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, perché sono previste due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza, così
anche il Consiglio riesce a comprendere la portata della delibera. L'intervento del sindaco doveva avvenire dopo, non prima. Ci attendiamo di ascoltare, siamo tutti orecchie, le relazioni del consigliere Rivolta e del consigliere di maggioranza. Grazie. Consigliere di maggioranza, se mi dice il nome gentilmente. Pogliaghi. Pogliaghi, grazie. Grazie Presidente. Innanzitutto parto da quanto è stato dichiarato dal sindaco, che appunto nella commissione ci ha illustrato questa novità, che era proprio della mattina stessa in cui svolgevamo la commissione e che ha chiarito alcuni punti che sono stati di lunghissima discussione. Provo a essere schematico e a raccontare questi punti e come appunto sono chiariti da questa novità raccontata nell'emendamento. Allora, il primo era la gestione del punto della revoca all'ordine del giorno, quindi come gestire in maniera corretta questa doppia revoca sostanzialmente, perché noi venivamo in consiglio per revocare una delibera e sostanzialmente questo emendamento revoca la revoca. Quindi come una doppia negazione, in matematica si dice, che formula un'affermazione, questo si è trasformato, è stato dichiarato che si trasforma in un'integrazione del progetto. E proprio lungo questa integrazione di progetto si sono sviluppate le discussioni. Le discussioni in particolare, innanzitutto, rispetto a dove viene collocato questo campo di bocce, è stato chiarito che viene collocato sopra i campi da calcetto, quindi dove era già prevista la costruzione nella fase 1, quindi nei tempi, nella prima fase della realizzazione del progetto, e quindi in tempi brevi, che è un punto di forte interesse per noi, in quanto era proprio quello che mancava nella soluzione precedente rispetto alla precedente delibera di gennaio e successivo emendamento. Poi è stato chiarita la parte economica. Qua viene raccontata bene, nel senso che è senza onere di spesa, ovvero sia io ho fatto anche personalmente un intervento per capire se, oltre che senza onere di spesa, era una boccia a fila coperta, quindi a parità di condizioni, utilizzabile tutto l'anno e quant'altro. E questi chiarimenti sono stati declinati lungo l'incontro. Quindi locazione e cronoprogramma rispettati. Un ultimo punto, che però verrà chiarito successivamente con un ordine del giorno che abbiamo presentato e racconterò in seguito, è legato alla destinazione dei proventi, in quanto era previsto che i proventi dell'affitto di questo centro sportivo fossero destinati alla costruzione di un nuovo campo bocce, visto che non era previsto. E su questa cosa vi aggiorno con l'ordine del giorno appena finita la discussione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pogliaghi. Do la parola al consigliere Rivolta. Sì, per brevità integrerò delle cose che non sono state dette, perché poi succede così, nel senso che ognuno prende gli appunti e ricorda le cose che ricorda, non perché c'è una non volontà, che sia chiaro. Ma insomma, la commissione si è svolta in una maniera piuttosto originale, nel senso che i consiglieri comunali sono stati convocati per discutere una delibera che revocava il bando di project financing per l'impianto sportivo del Falk Tennis. Un bando che si era concluso, credo, nella giornata precedente, insomma il lunedì mattina, se non ricordo male, o qualche ora prima, era già stato chiuso. Questa delibera di revoca, come è stato detto, viene revocata e siamo, come dire, alla revoca al quadrato. Sempre per parlare di matematica,
E quindi i consiglieri comunali si sono trovati a dover discutere di una cosa che onestamente non avevano, di cui onestamente non avevano in mano alcun documento. Quindi giustamente i consiglieri della minoranza hanno chiesto di avere copia dell'emendamento. La discussione poi si è sviluppata sulla parte del cronologico, sulla parte dei lavori. In realtà in commissione, o ricordo male, può essere, non è stato garantito non solo che quella bocciofila sarà una bocciofila a tre piste, così come invece la delibera precedente si impegnava a costruire, ma è anche stato detto che l'esame del nuovo piano economico finanziario avrebbe deciso e stabilito se questa operazione si sarebbe realmente avverata. Questo per dire che noi oggi votiamo una revoca della revoca, ma non abbiamo la certezza che tutto ciò avverrà, perché è stato delegato giustamente alla parte tecnica la riverifica del piano economico finanziario, del cronologico e di tutto quello che sta dentro la parte documentale, per capire se in realtà tutto questo potrà avvenire. Cioè siamo alla revoca della revoca, ma non abbiamo la certezza che quella struttura, quella bocciofila che comunque la delibera precedente prevedeva in una misura di non meno di tre piste in un altro luogo, sarà realizzata all'interno dell'impianto sportivo. Ovviamente più consiglieri hanno posto la questione rispetto alla destinazione del canone, che nella delibera era vincolata alla costruzione dell'impianto, del nuovo impianto di bocce in un altro luogo. Si sono posti, è stato anche posto il problema, e poi sarà oggetto credo della discussione, del fatto che questa cosa in una certa misura è abbastanza inconsueta e in una certa misura modifica anche la struttura del bando e del project. Ci è stato garantito, però poi appunto ne parleremo poi, che questa cosa non modifica questo l'impianto del bando. Noi come dire, ci siamo alzati dalla commissione con in mano l'emendamento, in realtà non abbiamo una copia della manifestazione dell'operatore, della volontà dell'operatore, quindi come dire, oggi se voteremo la delibera o chi voterà la delibera va a fiducia rispetto a una, come dire, manifestazione, a un emendamento che dice di recepire una manifestazione dell'operatore. Questo io credo che da questo punto di vista chiederei al Presidente, all'Assessore allo Sport, a chi compete magari di far avere oggi in questa discussione, nel momento in cui discutiamo questo impegno, a tutti quanti la manifestazione dell'operatore per capire di che cosa si parla e come questa struttura si caratterizza. Grazie. Grazie consigliere Rivolta. Apro la discussione. Consigliere Piano, prego. Grazie Presidente. E dunque, innanzitutto ricordo all'Aula che nella consigliatura precedente l'intergruppo della Lista Popolare per Sesto votò contro questo l'impianto di questa delibera che oggi è oggetto di revoca, e quindi dal punto di vista squisitamente del merito politico noi condividiamo l'idea, la proposta di restituire alla città un impianto di bocce. Però non possiamo prescindere anche dal percorso amministrativo che è stato fatto e dalla gara che ormai si è chiusa con le procedure, se non erro, lo scorso 24 di luglio, e quindi delle motivazioni che poi hanno portato il sindaco dapprima a proporre una delibera di revoca che dal nostro punto di vista, ne abbiamo discusso anche in commissioni, ci paiono alquanto deboli, perché la revoca poggia sul fatto che siano sopravvenuti nuovi motivi di interesse pubblico. In realtà c'è una diversa valutazione politica delle priorità, per cui non è un elemento oggettivo quello su cui si fonda la revoca, ma è un elemento soggettivo. Ora, voi lo sapete tutti, l'operatore
che ha presentato la proposta ha fatto affidamento, la delibera di revoca comunque esporrebbe l'amministrazione comunale quantomeno al pagamento delle spese per la progettazione della proposta formulata dal soggetto proponente, nonché ad un eventuale risarcimento del danno. Forse bisogna avere rispetto anche dei percorsi amministrativi che si sono conclusi anche quando non si condividono. Io ad esempio non lo condividevo, ma fossi stato nell'amministrazione comunale avrei rispettato questo percorso. Ma c'è di più, perché dobbiamo entrare poi nel merito dell'emendamento. L'emendamento rappresenta una forzatura rispetto all'impianto della procedura, su cui poi occorrerà anche confrontarsi con la centrale unica di committenza. Non basta una delibera che condiziona l'aggiudicazione a una manifestazione di intenti del proponente, che peraltro nemmeno conosciamo nel dettaglio, come ha detto il consigliere Rivolta, perché in quest'Aula non è arrivata, e devo dire è che è quest'Aula che si deve pronunciare, perché non è la Giunta. E allora io richiamo qui la determinazione numero 10 del 23 settembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha dettato delle linee guida sulla finanza di progetto e dice delle cose specifiche al riguardo, di cui prego i consiglieri di tenerne conto. Partiamo dalla considerazione iniziale, in cui si pone l'accento soprattutto sull'obbligo della trasparenza a cui sono tenute le amministrazioni, obbligo che consiste nel garantire in favore di ogni potenziale concorrente di ottenere un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura di contratti di servizio, nonché di garantire la concorrenza e il controllo e l'imparzialità delle procedure. Ora è chiaro che qui ci troviamo di fronte a una modifica sostanziale, perché introduciamo all'interno di quella che era una proposta un elemento di novità. Si riduce un aspetto per dare spazio a un altro aspetto. È una questione estremamente delicata che dobbiamo considerare. Il principio di trasparenza, poi, dice sempre l'autorità, è strettamente collegato al principio di non discriminazione, poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni rendano pubbliche tutti gli aspetti che implicano gli atti di gara. E allora su questo noi dobbiamo anche tener conto della potenzialità di coloro che potevano partecipare alle mutate condizioni rispetto all'interesse che potevano manifestare alla partecipazione nuova. Ma la Commissione dice di più, e questo è importante, perché può impattare anche sulla revoca, o può impattare anche sulla revoca della revoca della revoca, poi lo capiremo, no? Perché quando ci sono delle modifiche, la Commissione ne prende atto. La Commissione europea ha emanato una direttiva al riguardo, il segretario la conoscerà bene, che è la 23 del 2014, che elenca i casi nei quali è possibile modificare la concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, perché di fatto è quello che stiamo facendo. E allora cosa dice? Dice: in linea generale si procede ad una distinzione tra situazioni in cui vengono apportate modifiche sostanziali e quindi in questo caso modifiche che non impattano sull'impianto della delibera. Allora dice: se la modifica è sostanziale devi necessariamente dar corso a una nuova procedura di gara, per cui devi revocare, come ha fatto il sindaco inizialmente, e poi eventualmente rifare un nuovo project, una nuova procedura, diciamo, ad evidenza pubblica. Questo è il punto, ma devi revocare se la modifica è sostanziale. È evidente che l'apprezzamento qui è discrezionale, sarà l'amministrazione che decide se la modifica è sostanziale o di scarso impatto, però questo origina una nuova procedura. Ma dice anche che se la modifica non è sostanziale, allora che cosa bisogna fare? Si può procedere ad una revisione del contratto.
si può procedere a una revisione della concessione indipendentemente dal suo valore complessivo. La si può fare, ma all'interno del percorso che deve concludere il suo iter e deve vedere rispettati quei principi di legalità, di trasparenza e di imparzialità di cui parliamo dall'inizio. Quindi due sono le cose. O noi manteniamo, ma io sono contrario per evidenti motivi che ho già espresso, la revoca della delibera senza l'emendamento, oppure, assecondando quelle che sono le linee guida dell'autorità nazionale anticorruzione, che ha puntato gli occhi sulla finanza di progetto da tempo, tant'è che si è spinta anche a una determinazione specifica, dobbiamo necessariamente aggiudicare il bando a colui che risulterà assegnatario e poi procedere alla modifica. Non possiamo condizionarla, perché non è vero quello che dice il consigliere Pogliaghi, che una doppia negazione determina un'affermazione. Questo è vero in matematica, ma non è vero in diritto, perché in questo caso una doppia negazione determina un'aberrazione giuridica. Io vi invito a riflettere su questo e ad individuare uno strumento differente per poter trovare una soluzione al bocciodromo. Prestate attenzione a quello che fate, perché questo è un elemento di grande delicatezza e che credo che richieda una riflessione approfondita. Potete anche considerare la possibilità di ritirare la delibera. Grazie. Grazie consigliere Piano, do la parola al consigliere Perego. Grazie presidente. Ma dunque, ci sono molti motivi che ci lasciano perplessi rispetto a questa delibera emendata, per cui il ragionamento ovviamente a partire dall'emendamento appunto oggi presentato, che di fatto cambia totalmente l'oggetto della delibera così come era stato presentato ai consiglieri. Mi viene da dire che è molto faticoso stare dietro ai continui cambi di decisione di questa giunta. Ne abbiamo già avuto grandi appunto esempi in queste 24 ore su diversi temi, ma ci dovremo fare l'allenamento. Dunque, dicevo, ci sono parecchi motivi che ci lasciano perplessi, con una premessa: per noi non è in discussione l'importanza del bocciodromo e del valore sociale che questo ha, e l'avevamo già dimostrato quando appunto in sede di approvazione della delibera precedente avevamo vincolato appunto con un emendamento chi avesse partecipato al project a realizzare un campo di bocce in un sedime attiguo, quindi non dall'altra parte della città ma in un luogo vicino, perché ne riconoscevamo, anche grazie a un percorso di confronto ricco, cioè anche aspro, ma comunque che ha portato a quel risultato, ne riconoscevamo la valenza sociale. Quindi, fatta questa premessa, perché non ci convince la delibera? Uno, perché in sede di commissione abbiamo posto una serie di domande per poter avere piena contezza di ciò che andavamo a votare, e queste domande non hanno trovato risposta. Una la trova oggi, allora viene da dire forse quella domanda in realtà era già pensata per far dare una risposta tramite un ordine del giorno che riteniamo anche interessante. Non c'è stata data risposta, perché poi la risposta deve essere data e la regolarità anche deve essere data, certificata dagli uffici. Non c'è stata data risposta rispetto alla certezza che venga rispettato il cronoprogramma, e non c'è stata data risposta rispetto alla certezza che venga rispettato il piano economico finanziario. E poi c'è una cosa ben più grave che ci fa dire che questo emendamento e di conseguenza tutta la delibera emendata per noi è assolutamente inaccettabile. Questo sta nell'iter della delibera. Ora lo provo a rappresentare con parole molto semplici, perché sia chiaro a quest'Aula e a chi sceglierà di votarlo e al pubblico che cosa sta avvenendo. Viene deliberato in sede di Consiglio Comunale appunto la decisione di andare a project con determinate caratteristiche. Project, si fa un bando, che è una procedura pubblica. Questa procedura si chiude, pochi giorni fa ricordava il collega Piano, il 24 luglio, se non sbaglio.
si annuncia in sede o in concomitanza della chiusura di una procedura pubblica, si annuncia tramite stampa che quella delibera verrà revocata. Perché? Perché si vuole tornare al campo di bocce di oggi, 6 piste. Si annuncia sulla stampa e allora cosa fa un partecipante alla gara? Un partecipante alla gara fa avere, guarda caso, proprio il giorno prima che la delibera deve andare in consiglio comunale, una comunicazione tramite protocollo, che noi comunque non abbiamo visto, ma che ovviamente c'è perché è protocollata, che dice: qualora vincessi io, sono disposto a realizzarti quel campo di bocce perché ne riconosco la valenza sociale. E allora cosa fa l'amministrazione che doveva revocare la delibera, perché quel titolo lì ce l'aveva, la delibera? Dice: va bene, allora la delibera non la revoco più, ma accetto, insomma integro la delibera con questa dichiarazione di voto. Bene, signori, voi come lo chiamate questo? Ecco, noi non lo chiamiamo, però ci sembra quantomeno bizzarro, per utilizzare un termine che è stato tanto apprezzato nell'amministrazione precedente. È un iter bizzarro. Proprio per questo noi non lo chiamiamo, ma ci riserviamo, anzi faremo, manderemo le carte in Procura della Repubblica per le opportune verifiche della regolarità della pratica e per l'accertamento delle responsabilità di chi oggi vota la delibera. Grazie consigliere, do la parola al consigliere Ghezzi. Grazie presidente, ma scusate, io sono un po' disorientato, perché chi è che ha approvato questo progetto? Silenzio per favore. Precedentemente, cioè siamo qua a discutere di un progetto che è stato approvato quando eravate al governo voi, per un cambiamento di cui peraltro dite che non vi interessa, perché tanto non cambia nulla la questione del gioco delle bocce, tant'è che infatti l'avete chiuso perché avete lasciato per 2 anni le persone senza un campo in tutta la città, che è una cosa su 85.000 abitanti veramente inaccettabile, imbarazzante. No, vorrei veramente capire questa logica. Non ho capito per quale motivo adesso non va più bene questo progetto. Grazie. Per favore, grazie. Do la parola al consigliere Lanzoni, prego. Presidente, avevo... Scusa, consigliere Di Pietro, prego. Grazie Presidente. No, allora, prima di tutto vorrei chiedere una cosa. Siccome già l'abbiamo detto ieri la consigliera Franciosi, vorrei pregare anch'io il Presidente di richiamare il pubblico a un comportamento rispettoso e educato del luogo dove siamo. La consigliera Perego ha fatto il proprio intervento facendo presente una intenzione di promuovere una procedura che è assolutamente prevista dalla legge, non ha fatto nessuna minaccia, quindi che dal pubblico si senta dire che siete bravi a minacciare, io questa cosa come consigliere comunale non lo accetto, e quindi mi riservo anch'io a mia volta, perdonatemi, di fare esposto querela quando sarà di fronte a qualcuno del pubblico che si è permesso di dire che qui in quest'aula si minaccia. Se lei non l'ha sentito, glielo dico io, l'ho sentito apertamente con le mie orecchie, la prego di invitare il pubblico a non usare quantomeno, espressioni offensive per quello che noi qui stasera, noi consiglieri e voi, giunta, lei presidente, rappresentiamo. Questo lo dico in maniera abbastanza decisa e offesa, perché qui nessuno minaccia nessuno. Questa è la prima cosa. Perché questa cosa, tra l'altro, distoglie anche noi da una discussione educata, civile, rispettosa dei banchi anche della maggioranza. Lo dico perché chiaramente diventa difficile poi discutere di una delibera, oltretutto delicata, quando c'è qualcuno del pubblico che si permette di dire che noi minacciamo. Questo per chiarezza. Consigliera, mi permetta solo di interromperla un secondo. Prego. Io mi spiace, non ho sentito questa cosa, ne sono amareggiato, e sicuramente prego il pubblico che presiede insieme a noi questo consiglio. Voi siete i cittadini di Sesto,
ci avete votato, ci avete dato questa responsabilità, ma l'educazione e il rispetto delle persone non deve mai, mai mancare. Vi chiedo cortesemente quindi, non si può chiedere scusa sicuramente, anche se basterebbe un piccolo gesto, ma di mantenere un comportamento più consono a quelli che sono il rispetto delle persone e del lavoro che fanno. Grazie. Grazie a lei Presidente, perché forse non è chiaro, noi ci mettiamo la faccia qua, non siamo qua appunto a giocare, stiamo lavorando per tutti, minoranza e maggioranza, al di là delle diversità, e voi potete non essere d'accordo, mi dispiace, però è così, punto. È chiaro che vale per tutti questo discorso, consigliere. Dopodiché, sì, certo che vale per tutti, Presidente. Dopodiché, nel merito della delibera, allora... hanno già detto molte cose i consiglieri che mi hanno preceduto. Per rispondere al consigliere Ghezzi, non diciamo, allora, premesso che io non c'ero nella precedente consigliatura, ma questo non mi assolve ovviamente dal prendermi la responsabilità ovviamente di quello che dico. Cioè, non mi sembra che noi si stia dicendo, perlomeno senza voler fare l'avvocato di nessuno ovviamente, che non ci piace il progetto precedente, non ci interessa il progetto precedente, riconosciamo adesso la valenza della bocciofila. Non è questo, il punto è che fermo restando quel progetto, in cui in questo momento io non voglio entrare nel merito, posso condividerlo o non condividerlo, personalmente riconosco la valenza sociale di tutti gli impianti sportivi. Quindi, apro una piccola parentesi, riferimento a quell'impianto sportivo, sappiamo benissimo le difficoltà che quell'impianto stava vivendo, quindi che fosse necessario metterci mano per ridarlo alla città in un modo, come dire, fruibile a tutti, era assolutamente, credo, necessario, quindi è innegabile, credo che anche questo voi lo riconosciate. Dopodiché possiamo discutere la bontà del progetto, di quello che è stato previsto nel progetto. In commissione si diceva forse che c'erano anche troppi spazi acqua rispetto poi a un'eventuale all'esigenza, diciamo, di questa città, considerando altri progetti che prevedono sempre spazi acqua, non mi riferisco e non voglio riferirmi alla Carmellongo, ma altri, diciamo, progetti su altre aree della città. Poi questa è una valutazione, per carità, anche questa politica, rispetto alle esigenze della città, visto che noi siamo tutti attenti alle esigenze della città. Questo deve essere chiaro. Dopodiché, ripeto, lasciando da parte un attimo il progetto, nel merito della delibera emendata, quello che, come dire, intanto, e faccio un po', come dire, l'avvocato, le formazioni professionali, perdonatemi, quello che a me, ad esempio, ha lasciato perplesso leggendo questa delibera è il puntualizzare una revoca sull'interesse pubblico, o meglio, su una diversa valutazione di un interesse pubblico. Allora, nel diritto molto è interpretazione, e questo è pacifico. Di oggettivo non voglio dire che c'è ben poco, ma molte cose sono soggette, molte norme sono soggette a interpretazione. Però attenzione, perché dare una valutazione diversa a un interesse pubblico che comunque non era assolutamente stato, come dire, massacrato nel precedente progetto, era stato, come dire, forse valutato in maniera diversa. Se parliamo del bocciofilo, del bocciodromo, non è che si è detto non ci interessa nulla. L'interesse pubblico è quello di rimettere a norma un impianto che oggi è in sofferenza. Se vogliamo pensare a un interesse pubblico come interesse della comunità, perché questo che è l'interesse pubblico, l'interesse di tutta la comunità che l'amministrazione deve, a cui l'amministrazione deve rispondere. Non viene meno, cioè non può esserci una diversa interpretazione di questo interesse, tale da giustificare la revoca di questa delibera e il successivo emendamento. Poi non voglio ripetere cose che hanno già detto i miei colleghi, però ci tengo sia a sottolineare che una perplessità che io stessa avevo sollevato in commissione era legata al fatto che questa manifestazione di intenti, di volontà dell'operatore non rende poi contezza del cronoprogramma, perché a domanda gli uffici non hanno risposto sì,
non lo sanno, devono fare le verifiche, così come del piano economico finanziario, anche questo è stato detto. Il fatto che il bocciodomo rimanga ricompreso nella fase 1 non dà la garanzia che l'impianto, cioè i tempi di ristrutturazione dell'impianto, rifacimento dell'impianto rimangano quelli. Perché adesso io non sono un tecnico, però chiedo, è una domanda che pongo, fare dei campi da tennis o da calcetto e fare un bocciodromo con una struttura di un certo tipo impiega lo stesso tempistica, impiega meno, forse meno, va bene, sarò contenta quando lo vedrò realizzato, però io non posso pensare di revocare una delibera, ripeto, con un interesse pubblico sulla base del forse sì, forse no, questo che deve essere chiaro. E questo che abbiamo cercato di spiegare. Quindi diciamo che non c'è una certezza e anch'io in commissione avevo posto come la domanda se forse non era meglio ritirare la delibera per essere più sicuri del passaggio che stiamo facendo. Grazie consigliere Di Pietro, do la parola al consigliere Lanzoni. Buonasera Presidente. Buonasera al pubblico presente in aula e anche a chi ci segue da casa. La posizione della nostra lista civica Sesto nel Cuore, a fronte di una delibera del gennaio 2017, era ovviamente contraria. Era contraria perché era una delibera che non teneva conto dell'aspetto sociale. Non teneva conto dell'aspetto sociale perché cambiava il target dell'utenza e chiaramente veniva mantenuto il nome centro sportivo, ma di sportivo chiaramente non aveva nulla. Era un centro ludico, ricreativo, al sapore di sportivo. E su questo siamo tutti d'accordo. Fare una delibera a 120 giorni dal voto, ovviamente come ha preso, diciamo, quel progetto, a noi non ci piaceva e abbiamo votato contro. Noi abbiamo raccolto le istanze ascoltando la cittadinanza, ascoltando i nostri cittadini e abbiamo anche presentato una mozione di 330 cittadini che comunque si sono trovati privi del loro spazio, si sono trovati privi del loro luogo e a noi questa cosa ha fatto molto dispiacere. Detto questo, ovviamente, c'è da dire che voi li avete ascoltati talmente tanto che vi siete trovati a dover fare un emendamento per dargli un luogo aperto in un posto che nessuno sa dove, che avete detto con i proventi che abbiamo, sì, emendiamo all'ultimo minuto dell'ultimo secondo in quest'aula, ma proprio perché li avevate ascoltati prima i cittadini, sapevate quali erano le loro esigenze, le loro necessità, erano in mezzo a una strada, no? Privi del loro spazio. All'ultimo minuto dell'ultimo secondo avete trovato la soluzione ideale, una soluzione che noi, francamente, non sapevamo né luogo, né quando, né dove. Questa sera abbiamo appreso dalla consigliera Perego che era un luogo lì vicino, ma in quella sede non è stato detto nulla. Sotto questo aspetto, ovviamente, per noi è prioritaria la funzione sociale ed è prioritaria che i nostri cittadini, che hanno comunque avuto quell'area, da sempre, perché quell'area è stata pagata dal nostro comune e non è stata regalata, ok? E è stata pagata per dare a quei cittadini che hanno lavorato nelle nostre fabbriche un luogo. Noi ovviamente non siamo soddisfatti molto di quello che è il centro ludico ricreativo al sapore sportivo. E riteniamo, e continuiamo magari a ritenere, che le criticità che voi comunque sia avete deciso di approvare, forse ci sono. Piano, lei è un avvocato, io sono un cittadino, io sono un consigliere, sono un politico, ma io sono un cittadino.
Io penso che a livello di norme, di regole, di procedure, ovviamente la nostra amministrazione verificherà con gli studi preposti che tutto sia conforme. Io personalmente, visto che il nostro ruolo è quello di rappresentare i cittadini, io sono favorevole che venga fatto e venga ridato un luogo che anche voi pensavate di trovare una soluzione, ma non avevate bene in mente. Questo, ovviamente, vorrei ricordare che la vostra soluzione era di avere di dare un campo di bocce all'aperto. Sì, era un campo di bocce all'aperto. Ok? Sull'emendamento che avete presentato, se non l'ho letto, chiedo scusa, visto che comunque era cioè, campo chiuso? Campo chiuso? Sull'emendamento c'erano le specifiche del campo chiuso? Va bene, ok? Se c'erano le specifiche del campo chiuso, questo è un campo chiuso. Questo è un campo chiuso che da questo punto chiuso è un campo chiuso che i nostri cittadini avranno in quell'area, che verrà realizzato nello step numero 1, e di conseguenza noi non possiamo che essere favorevoli nel dare questo spazio. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Per favore, do la parola al consigliere Pasquinelli. Consigliere Pasquinelli, grazie Presidente. A noi risulta che solo un operatore ha partecipato al bando, operatore che poi ha fatto una successiva proposta di costruzione di un campo di bocce a 3 corsie, peraltro protocollata, senza aumenti di costi. Quindi crediamo, fino a prova contraria, che questa soluzione non vada a alterare i termini della gara. Grazie. Grazie a lei, do la parola al consigliere Molteni. Grazie Presidente. Allora, sicuramente io non posso vantare una capacità forense come quella degli avvocati, faccio il coordinatore di fisioterapia, sono abituato a evidenziare il problema, studiare una strategia e nel limite del possibile risolverlo. Per cui concedetemi, se volete, l'immediatezza del pensiero. Allora, fermo restando che la delibera precedente, no, quella dei tempi, non ho seguito i lavori in commissione come pubblico, allora poi in consiglio, perché era un argomento che mi era caro, e parole, ma non è polemica, siamo chiaro, dove si dice: si individua un nuovo diverso segmento generazionale rispetto a quello istituito dalle dotazioni esistenti, volendosi promuovere la presenza di una utenza giovane e famiglie rispetto a una popolazione più adulta o anche anziana. Allora, fermo restando che i giovani mi stanno a cuore da sempre, e quelli che mi hanno conosciuto, ho svolto anche tanto servizio nell'ambito educativo dei giovani, per cui ci mancherebbe altro. Il fatto di tagliare fuori però una componente anziana mi lasciava perplesso, no? Non la vedevo una soluzione intelligente. Ritenevo che la soluzione potesse essere quella di coniugare tutte e due queste esigenze. Poi, quando si dice aprire le famiglie, va benissimo, mi risulta che anche gli anziani abbiano famiglia, perlomeno possono averla, e mi ricordo che uno degli argomenti portati specialmente da, appunto, da quelli che frequentavano il bocciodromo era il fatto che fosse una riunione di famiglie. Ma questa è storia, va bene, non è una nota polemica. Poi mi lasciava perplesso questo, anche qui squisitamente legato alla mia professione, quando si diceva, che poi in delibera è stato cambiato, quando si diceva realizzazione di 3 vasche di circa 5 metri più o meno per diverse attività sportive, che io continuavo a chiedere: ma quali sono le attività sportive che si fanno in una vasca da 5 metri? Mi sfuggono. Adesso poi devo dire che nella delibera c'è scritto invece per attività di riabilitazione, potenziamento muscolare e aerobica, che sicuramente vanno per la maggiore adesso. Qui potremmo aprire tutto poi il contenzioso su a chi sono rivolti questi tipi di discorso. Io ho scelto di lavorare nel pubblico, fortemente testimonio questa mia appartenenza, dubito che sarà mutuabile questo tipo di servizio, ma questo è un altro tipo di discorso. Vorrei essere un attimino un po' invece un po' più concreto. Scusate un attimino,
questo impianto, questa proposta è nata dalla precedente amministrazione, no? Bene, noi non la condividevamo proprio per questo, per la mancanza di questo aspetto legato alla realizzazione, alla totale, diciamo così, dimenticanza del discorso del bocciodromo. Bene, adesso abbiamo una soluzione che risolve. Io sarò un po' lineare, sarò un po' banale, sono sicuramente poco politico, ma porca paletta, abbiamo una soluzione che accontenta, diciamo, tutte quelle che erano le esigenze, quella che era, sì, vero, si penalizza magari il campetto polivalente, eccetera, va bene, però abbiamo una cosa che riesce a coniugare le esigenze di quella che era il vostro lavoro, di quello che erano le nostre obiezioni, oltretutto con un risparmio, perché quello che era la quota d'affitto, si chiama d'affitto, non lo so, che doveva essere destinata per costruire questo famoso bocciodromo nuovo in altra sede, può essere invece risparmiata e destinata a qualcosa di diverso, sempre sportivamente legato a un investimento sullo sport, e a me sfugge tutta questa difficoltà, fermo restando che concordo pienamente col consigliere Rivolta quando dice che voglio delle garanzie su quello che il committente ha detto. E beh, questo sì, insomma, purtroppo la stretta di mano con lo sputo e la vacca è tua non usa più, però su questo il resto, scusate, mi sfugge. Abbiamo una soluzione che va bene a tutti, perlomeno. Poi dopo, se si vuol dare un discorso invece che squisitamente politico, perché adesso, essendo dall'altra parte, si deve magari creare difficoltà come forse di cui si è stata creata prima di, va bene, io faccio fatica a capirlo perché, come dico, sono alla mia prima esperienza, sono lineare, vorrei fare le cose, vedevo questa cosa come una possibilità di fare ambedue le cose, quando sento tutti questi tipi di difficoltà faccio fatica a capirle. Grazie, scusate. Grazie consigliere, do la parola al consigliere Pugliaghi. Grazie. Solo due chiarificazioni dopo questa serie di interventi. Due chiarimenti, uno di ambito tecnico. Mi perdonerà il consigliere Piano se ho utilizzato prima dei termini matematici, ora usiamo dei termini tecnici, così entriamo un po' nel merito di realizzare una bocciofila rispetto a realizzare un campo da calcetto, perché sennò stiamo parlando veramente un pochettino del nulla. È molto più semplice, molto meno oneroso, perché il campo da calcetto deve essere drenato, perché il sottofondo è molto più profondo, perché l'erba sintetica, qualora fosse in erba sintetica, o il mateco, qualora fosse in mateco, è molto, molto, molto più costoso rispetto a una bocciofila. Quindi, nonostante minori interessi a fare una bocciofila, perché, come sappiamo, come ci hanno raccontato in commissione, i proventi derivanti da quattro piste di bocciofila sono molto inferiori a un campetto da calcetto o di tennis, nonostante ciò, questo non può, non condiziona assolutamente un'esecutività di un progetto di questo genere. Il secondo punto invece è di ambito contrattuale, ma scusate, se un proponente, che come abbiamo appreso, era parte del mio intervento, non sono stato anticipato, era l'unico proponente, si accorge che gli stiamo revocando un bando importante. E cioè, il proponente giustamente interviene, modifica, propone un interesse, no? Dice, vogliono anche la bocciofila? Magari mi rende di meno, però può essere un altro interesse che posso avere. Probabilmente smenandoci anche un po'. Quindi, in questo senso, è penso la normale commercialità. Il normale commercio dei contratti in cui questa persona ha fatto una proposta. E quindi non mi sembra che ci sia nulla di male in questo.
Grazie. Grazie a lei. Do la parola al consigliere Rivolta, che ha presentato richiesta scritta per il raddoppio dei minuti a sua disposizione. Prego, consigliere Rivolta. Grazie, Presidente. Allora, alla fine del mio intervento vi faccio avere, visto che ci sono dei dubbi sull'emendamento, oggi mi sono premurato di fare delle copie dell'emendamento che all'epoca in Consiglio Comunale fu presentato alla delibera. Emendamento di delibera, cosa significa? L'emendamento di delibera non è un ordine del giorno, è un atto che modifica la delibera e quindi prende degli impegni cogenti legati alla delibera. Ok? Ci siamo intesi? Cioè la delibera è quello che esce dalla votazione del Consiglio Comunale così emendata dalla votazione del Consiglio Comunale. Noi oggi non facciamo questa cosa, per esempio. Noi oggi votiamo un emendamento sulla base di una manifestazione che ci è stata data orora, in cui invece, per esempio, non si parla di bocciofila coperta. Chiaro? Chiaro a tutti? Mentre nell'emendamento che presentò la maggioranza si dice programmare la realizzazione di un nuovo bocciodromo coperto. Consigliere Lanzoni, ogni tanto le suggerirei di leggere gli atti con attenzione. Quindi il bocciodromo era coperto. Guardi, c'è comunque di più che in questa manifestazione di interesse, quindi lasci perdere, mi sembra una polemica che non le conviene. Tanto più che quell'emendamento andava a modificare e fissava, come dire, delle priorità legate ai due campetti di sintetico, quando l'assessore allo sport avrà la cortesia di ascoltare le mie osservazioni, riprendo l'illustrazione, però chiedo che a questo tempo venga sospeso e venga, come dire, tenuto, va bene, non ha l'educazione di ascoltare, proseguo. Parla ai consiglieri. Cerchiamo di capirci. Presidente, sarebbe, come dire, buona educazione che l'assessore delegato alla partita ascoltasse le osservazioni, però sull'educazione si può fare poco in genere. Quello che noi oggi vi mettiamo in discussione, per capirci, noi abbiamo votato un project financing che prevedeva una riqualificazione di quel centro sportivo. Dicevamo che l'interesse pubblico era modificato per quel centro sportivo, ma coglievamo la necessità di dare soddisfacimento a un altro interesse pubblico in un altro luogo della città con i proventi derivati dal canone. Allora, cerchiamo di capire una cosa. Quella struttura non è chiusa da anni perché noi ci siamo alzati una mattina e abbiamo deciso che i bocciofili c'erano antipatici. Quella struttura è chiusa da anni perché il mutamento delle regole sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza, rendono quella struttura inagibile per dimensione e per superficie senza un intervento significativo di riammodernamento. E quindi lo scopo di quel project financing era proprio, come dire, in scarsezza di risorse degli enti locali, seguendo la filosofia che prima vi ho raccontato a proposito del Boccaccio Pertini, di chiedere l'intervento di un privato con un bando pubblico per la riqualificazione del centro e l'adeguamento di tutte le strutture, come dire, a norma di legge. Cosa non torna? Non è, consigliere Ghezzi, non è che noi oggi vogliamo votare contro un progetto. Ci sono due cose diverse, ma molto gravi, a nostro parere. E qui non siamo, come dire, consigliere Pogliaghi, credo che sia intervenuto lei rispetto a, come dire, alla trattativa. Qui siamo, come ha spiegato l'avvocato Piano, che è molto più preparato di me in questo campo, siamo, come dire, in presenza di un bando pubblico. Ok? Non è che si apre una trattativa in un bando pubblico. E con questa delibera si modifica la struttura del, come dire, centro sportivo che è andato a gara. Si modifica profondamente perché si toglie uno dei campi da
calcetto tennis, che tra l'altro sono oggetto anche nell'emendamento votato dai consiglieri, quindi di un'espressa volontà di mantenimento, per esempio, della vocazione tennistica di quel luogo. E quindi, come dire, si va a smontare quello che era l'oggetto andato in gara, modificandolo, e si procede in un'altra direzione. Allora, torniamo indietro. Dopo aver votato quell'emendamento e dopo aver emendato la delibera, l'amministrazione comunale ha interloquito con la Federazione Regionale delle Bocce e con le polisportive. Intanto vi dico una cosa, ovviamente i sedimi individuati in una prima analisi, perché eravamo alla fine del mandato, erano attigui a quel luogo, ma per una semplice ragione, che sono i luoghi più facilmente, come dire, disponibili per questo tipo di impianto. Le polisportive, ma dovreste saperlo visto che avete incontrato i cittadini, sono tre polisportive. Una è la Rondinella, una mi sembra si chiami Risorgimento e l'altra era quella dell'Ampitennis. E hanno, come dire, le loro origini in tre diverse parti della città. Quindi, come dire, da un punto di vista della collocazione nella città, hanno fino adesso soddisfatto un bisogno di cittadini di Sesto San Giovanni, ma dei diversi punti della città. Tant'è vero che quando abbiamo interloquito con la federazione, che come primo, come dire, atto ha censurato anche il comportamento dei presidenti delle società sportive, perché forse non ci si ricorda che nella prima parte dell'esame e della discussione rispetto alla polisportiva, una proposta dell'operatore per mantenere tre piste era stata fatta. Sono le polisportive che l'hanno rifiutato, sono le società sportive che l'hanno rigettata, dicendo o tutto o niente. La discussione con la Federazione Regionale delle Bocce aveva cominciato ad analizzare, come dire, i sedimi cittadini e aveva individuato due possibilità, fondamentalmente una che era quella del campo, ex campo della dominante in via Catania, quindi in linea d'aria a 300 metri, linea d'aria, a 300 metri dal Falk Tennis, quindi non si sta parlando di assolutamente uno stravolgimento di luoghi, di spazi, di distanze, di cose di questo tipo. Mentre per esempio una individuazione che era stata fatta sul Manin per una serie di ragioni tecniche non poteva essere utilizzata. Allora, quello che non torna è questo stravolgimento, ma questo non riguarda questa singola vicenda, riguarda una prassi che deve essere seguita nella gestione dei bandi di gara da un'amministrazione pubblica e che deve e non può essere, come dire, non può seguire altri percorsi. Cioè qui il progetto in gara era un altro progetto. Per cui se domani mattina una società sportiva si alza e dice ma se io avessi saputo che anziché due campi da tennis e calcetto dovevo fare una bocciofila a tre piste, non coperta perché qui nell'impegno non c'è scritto, semplicemente tre piste da bocce, ma partecipavo io. Si alza, ricorre al TAR e la vicenda è chiusa. Cioè, i consiglieri in questa seduta votano una cosa che rischia di essere illegittima e ne portano la responsabilità. Ok? Non sono quisquiglie burocratiche, sono la sostanza dell'amministrare la cosa pubblica. A volte possono sembrare farraginose e pesanti, ma sono sostanza. Per cui quello che noi vi diciamo, e vi diciamo, come avrebbe detto Marco Pannella, aiutateci ad aiutarvi. Aiutateci ad aiutarvi, perché state commettendo un errore. Perché questa procedura, così come viene stravolta dall'emendamento, non rispecchia il punto di partenza, non rispecchia ciò che è andato a gara. E questa cosa mette a rischio il percorso molto di più
che seguire la delibera del Consiglio Comunale precedente, che individuava le risorse, che sceglieva la dimensione, che diceva che doveva essere un impianto coperto e che aveva avviato un confronto di un percorso di confronto con le società sportive se stesi e la federazione, con l'impegno della federazione, una volta costruito l'impianto, ad assumersene il carico e la gestione. Vi spiego una cosa: in qualsiasi impianto sportivo deve andare a gara, ma nel caso in cui la gestione venga affidata a una federazione, l'amministrazione pubblica può fare un affidamento diretto. Ok? Per capirci, per avere un po' di capisaldi quando si discute di questo genere di cose. Quindi c'è un problema di, a mio parere, di legittimità di questa delibera. E poi c'è un altro problema, ed è un problema molto più grave, ed è un problema di, come dire, di atteggiamento che si vuole avere nei prossimi anni nei confronti dei bandi e nei confronti delle aste, di qualsiasi, come dire, struttura, qualsiasi, come dire, percorso di questo tipo. Tutti sapevamo che se aveste vinto avreste ridiscusso questo bando. L'hanno detto in Consiglio Comunale quella sera i consiglieri dell'opposizione. È un diritto legittimo, eh? Si può intervenire, decidere che l'interesse pubblico è altro. Francamente era un po' difficile, essendo che quell'interesse pubblico che andava, come dire, a soddisfare il bisogno degli anziani trovava una sua soluzione. Come dire, la Corte dei Conti avrebbe potuto, come dire, pensare di affrontare questa cosa, sempre come, come dire, discussione che il bene pubblico è un oggetto, francamente, molto, come dire, che può vedere visioni contrapposte. La cosa vera è che dopo aver fatto una campagna elettorale dicendo che avreste, come dire, annullato quel bando e riaperta la bocciofila, probabilmente l'assessore al bilancio ha fatto due conti e ha capito che oltre ai 33.000 euro di progettazione, oltre alla messa a norma che sicuramente prevede un esborso di qualche decina di migliaia di euro, oltre al fatto che poi andava gestito, perché noi dobbiamo sempre partire dal punto di partenza, quella bocciofila smette di essere gestita perché è in rosso continuo, perché il gioco delle bocce non è un gioco remunerativo. Per questa ragione, come dire, l'azione dell'amministrazione è: ne facciamo una nuova, più piccola, possibilmente nel momento in cui la pensiamo, pensiamo che possa essere multifunzionale, cioè non semplicemente legata all'utilizzo delle bocce, sapendo che la popolazione anziana che gioca alle bocce di anno in anno si riduce e che magari fra 10 anni, fra 15 anni, non essendoci, come dire, nuove leve, quella struttura non va presa e buttata via, ma va, può essere riutilizzata per altre cose. Ma la cosa più grave è quello, è il percorso che la politica ha avuto in questi giorni, e questa è di una gravità inaudita. Cioè, annuncio coram populo che annullerò la delibera con cui si dà, cioè il bando con cui si costruisce un project. Lo annullo, dico a tutti che lo annullo. Lo faccio sapere. Non c'è ancora la delibera, ma lo faccio sapere. Siamo oramai abituati, siamo che le delibere prima vanno sui giornali e poi vanno sul portale. È, come dire, non è esattamente un, come dire, un percorso trasparente e corretto. Lo dico a tutti. E lo sto dicendo agli operatori nel momento in cui c'è aperta una gara. Lo sto dicendo agli operatori nel momento in cui c'è aperta una gara. Nel momento in cui si chiude la gara, l'operatore, che sa che c'è una delibera pronta per annullare quel project, si presenta e dice, come dire, rilancio. Peccato che il rilancio in questo caso non sia previsto. Non è previsto, non siamo al mercato. Non c'è il rilancio. Questo è un rilancio. Che cosa ne sarà dei prossimi bandi? Che cosa ne sarà di partite più consistenti e più significative? Che a qualche ora dalla conclusione qualcheduno dice
No, ma io faccio un esempio, il ghiaccio al palazzetto lo voglio rosso, e qui perché l'interesse pubblico è quello, che siamo una città, siamo la Stalingrado d'Italia, vogliamo il ghiaccio rosso. E no, quindi io, come dire, cancello il bando. Occhio, occhio, perché questa cosa modifica il rapporto con gli operatori pubblici, modifica qualsiasi bando di gara. Non siamo arrivati all'aggiudicazione o quantomeno alla chiusura delle buste, all'apertura delle buste, alla prima seduta e poi siamo intervenuti, oppure non aprivamo le buste e facevamo, come dire, immediatamente una delibera. Abbiamo usato una delibera che non c'è più per dire all'operatore: se vuoi mantenere il tuo impegno e proseguire nel tuo, come dire, lavoro, devi rilanciare. E no, signori, non c'è, non funziona questa cosa. A mio parere, che faccio il falegname, questa cosa non funziona. Però, come abbiamo detto, queste e le altre carte i consiglieri comunali del PD le trasmetteranno alla Procura della Repubblica, che deciderà se è il caso di intervenire e di esaminare questo percorso. Quindi ricordo ai consiglieri comunali che in questo momento, votando quella cosa, si assumono la responsabilità, perché è una decisione di consiglio, non è una decisione di giunta, siete voi che votate. E quindi voi vi portate la responsabilità di quello che viene deciso. Io credo che molti dei consiglieri comunali dell'opposizione della volta precedente, ma anche delle altre volte precedenti, non avrebbero votato una delibera così. Perché questa delibera, come dire, a mio parere, potrebbe presentare dei profili di illegittimità, e soprattutto il comportamento che ha preceduto questa delibera e il rinvio, come dire, l'annullamento della delibera, come dire, manifesta un atteggiamento nei confronti di bandi pubblici assolutamente poco trasparente e poco corretto. Per questa ragione noi voteremo contro questa delibera, per questa ragione la settimana prossima questi atti verranno trasmessi alla Procura della Repubblica, che prenderà la decisione se, come dire, esaminarli fino in fondo o se invece archiviarli. Però è giusto e corretto che i consiglieri comunali siano eruditi su questa cosa. Grazie consigliere Rivolta. Facciamo allora, andiamo con la dichiarazione di voto sull'emendamento. Se non ci sono eccezioni a livello di procedura, vorremmo dare dei chiarimenti tecnici. C'è qualche problema? Prego. Buonasera a tutti, per quelli che non mi conoscono sono Andrea Zuccoli, dirigente del settore Demanio Patrimonio e Sport, che ha curato la predisposizione di questi atti. Per quanto riguarda in specifico l'emendamento, volevo informare il Consiglio Comunale che la stesura dell'emendamento è avvenuta attraverso uno stretto confronto anche con gli uffici legali interni. Quindi il mio settore, che è un settore tecnico, si è confrontato con il servizio legale interno e ha predisposto il testo di questo emendamento. Per passare poi a qual è l'iter successivo, in questo momento, siccome, come è stato correttamente detto, i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, è giacente presso il protocollo
l'offerta, una sola offerta che proviene, lo possiamo sapere perché è scritto sull'intestazione della busta, dal promotore. La gara è stata bandita dalla centrale unica di committenza a cui il comune di Sesto San Giovanni aderisce. Quindi la centrale unica di committenza costituirà una commissione di gara presieduta da un soggetto diverso da me, nonostante io sia il responsabile della centrale unica di committenza, perché io non lo posso fare, perché invece in questo caso specifico sono parte della parte che conosce il progetto e la legge non me lo consente, quindi ci sarà un mio vice che aprirà l'offerta e la esaminerà nel dettaglio. Se l'offerta sarà corretta dal punto di vista amministrativo e tecnico, cioè ammissibile e accettabile, la commissione di gara proporrà a me, come responsabile unico del procedimento, come RUP, la aggiudicazione. E fino a qui la commissione lavorerà in maniera assolutamente indipendente da questa delibera, nel senso che valuterà unicamente l'offerta tecnica contenuta in quella busta. Il ruolo passa a me all'interno del comune, dalla centrale di committenza, e io procederò a dichiarare l'aggiudicazione al proponente, all'unico offerente, condizionandola però a che questo presenti l'integrazione relativa al bocciodromo. La fase successiva sarà stipulare il contratto, anche in questo caso condizionato, alla presentazione di un progetto esecutivo. Vorrei però sottolineare che in tutti i casi di project financing la stipula dei contratti è condizionata alla presentazione di un progetto esecutivo da validare a cura degli uffici, perché il progetto che è stato presentato è un progetto preliminare, un progetto molto meno definito. È chiaro che in questo caso dovrà esserci il progetto esecutivo che comprende il bocciodromo. Il progetto esecutivo sarà attentamente valutato dagli uffici e in questo caso il lavoro sarà sostanzialmente lo stesso con o senza bocciodromo, evidentemente si valuta l'aspetto puramente tecnico, la completezza degli elaborati, la loro congruità, eccetera. E se il progetto sarà completo, se no chiederemo le integrazioni, lo approveremo e lo valideremo. A quel punto potranno iniziare i lavori e il Consiglio Comunale però dovrà ancora pronunciarsi per un aggiornamento del piano dei servizi, perché in questo momento il bocciodromo nel piano dei servizi in quella zona non è previsto. Quindi il Consiglio Comunale si esprimerà ancora una volta per rettificare questo aspetto del piano dei servizi. Grazie. Bene, mettiamo allora in votazione l'emendamento con dichiarazione di voto. C'è qualcosa? Prego. Okay. Allora do la parola alla lista popolare per Sesto, consigliere Piano. Grazie Presidente, prendiamo atto delle valutazioni dell'ingegner Zuccoli, che ringrazio, ma rimango fermamente convinto di quello che ho detto prima rispetto alla possibile lesione delle linee guida dell'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione. Quindi è un tema fondamentale che dobbiamo considerare, e l'emendamento va ad alterare, dal mio punto di vista, in modo significativo la procedura di gara. L'invito che io rivolgo pertanto alla maggioranza è quella di riconsiderare l'emendamento, magari revocandolo, ritirandolo, e immaginando di aggiudicare o di completare quella che è la procedura di gara secondo il principio di legalità, secondo il principio che deve presiedere questo tipo di percorso amministrativo, sì da non alterarlo, ed eventualmente poi valutare con l'operatore in sede di stesura del progetto esecutivo, tanto la volontà l'ha manifestata, la possibilità di inserire il campo di bocce. Questo credo che sia una cosa che in qualche misura possa soddisfare tutti, perché da un lato si raggiunge l'obiettivo
che ci siamo proposti, perché voglio ricordare al consigliere Lanzoni che noi abbiamo votato contro quella iniziativa di finanza di progetto. Lei quando parla deve saper distinguere con chi parla, perché la lista popolare per Sesto nella passata consigliatura su questa iniziativa ha votato come lei, ed è proprio per questo che, volendo anch'io, anche noi, realizzare quella cosa, vi invitiamo a farla nel rispetto del principio di legalità, di imparzialità e di trasparenza. Dico di più però, signor Presidente, perché c'era stata garantita la possibilità di verificare quella proposta che l'operatore ha protocollato, abbiamo ricevuto semplicemente l'indicazione della ricezione della mail senza poter vedere l'allegato, almeno a me, io non ho visto l'allegato, forse me ne scuso, sarà nel retro, però è dietro. Vabbè, allora adesso lo valutiamo, lo leggo, però davvero, signor Sindaco, non si faccia prendere dalla fretta, faccia una valutazione sensata, perché poi loro faranno l'esposto alla Procura della Repubblica, a me compete invece di farlo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, lo farò domani stesso, perché così vediamo se ci sono i presupposti a che questa procedura, come dire, sia monitorata anche da parte loro. Però l'invito a cominciare bene, a non avere fretta, a stare attenti. So che questo emendamento che lei fa lo sta facendo in buona fede, perché ha interesse, e lo ho anch'io, a portare un valore aggiunto alla città, però credo che lo debba fare nel rispetto della legalità. Invito anche i consiglieri, qui non si tratta di essere avvocati, fisioterapisti, cittadini. Io, consigliere Lanzoni, sono cittadino come lei, 5 minuti, giusto? 3. Sono cittadino come lei, però siamo tutti amministratori, eh? Comunque un minimo di perimetro, di conoscenze di quello che andiamo a votare lo dobbiamo conoscere, perché diversamente non possiamo esercitare bene il nostro mandato. Grazie consigliere Piano, do la parola all'Ista insieme per Monica Quitò, consigliere Di Pietro. Grazie Presidente, molto brevemente, il nostro voto è contrario. La ringrazio. La lista cittadini per Sesto, la consigliera Aiosa. Grazie Presidente, ma il nostro voto a questa delibera sarà favorevole. Sono supportata da due ragioni. La prima è che il project ha una convenzione a base di gara che ammette l'autorizzazione a modificare per le destinazioni sportive previa approvazione del Comune. La seconda, perché in questi 4 anni che sono stata seduta in Consiglio Comunale ho imparato da chi stava in maggioranza la frase che è sempre stata detta, che siamo supportati dai nostri uffici, abbiamo fiducia nei nostri dirigenti e abbiamo un segretario generale che comunque supervisiona tutto. Ora, ad oggi, non avendo cambiato dirigenti e non avendo cambiato segretario generale, non ho capito per quale ragione non dovremmo fidarci della contezza degli atti che ci sono stati consegnati e che noi stasera andremo a votare a favore. Grazie consigliera Iosa, do la parola alla lista di Stefano Sindaco, recupero. Sì, grazie Presidente, il nostro voto è favorevole, grazie. Grazie, do la parola alla lista Caponi Sindaco, Ghezzi. Grazie Presidente, gentili consiglieri, carissimo Sindaco, riconosciamo e riteniamo sia un innegabile passo avanti il fatto che sia stato manifestato l'interesse a modificare il progetto candidato alla ristrutturazione del centro Falck. Il ripristino di un apposito spazio destinato al gioco delle bocce, che ci auspichiamo venga fatto secondo i requisiti che la frequentazione tipica richiede, quindi di copertura e di riscaldamento adeguato, è un grande risultato verso quella funzione sociale che da sempre è stata il punto di battaglia sul quale, in particolare, la coalizione civica in primis si è battuta sin dai tempi della delibera di questo progetto. Ci terremmo però a fare un ulteriore passaggio in merito. Il progetto, anche modificato con l'aggiunta dello spazio bocce,
riducendo il numero di campi da 4 a 1, sacrificherebbe fino praticamente alla sua estinzione la pratica del tennis, che da sempre è stato un asset sportivo peculiare offerto alla cittadinanza. In particolare io, come frequentatore del centro, posso testimoniare che anche il tennis ha una sua funzione sociale ben definita e desiderata dai cittadini, e che con un minimo sforzo economico per la riqualificazione dei campi esistenti, nonché sfruttando meglio le potenzialità dello staff ivi già operativo, si sarebbe potuto potenziare l'efficienza e l'incisività dell'intero centro sul territorio. Ricordo che l'unica alternativa alla pratica di questo sport su Sesto sarebbe costituita dal tennis Sesto, che nella configurazione attuale risulterebbe insufficiente a coprire la domanda dell'utenza. Se sicuramente la proposta di variegare l'offerta verso sport alternativi ha molto senso, specie in un tempo di ristrettezze economiche, stentiamo a vedere profittevole la sostituzione dei tre campi da tennis esistenti con due piscine scoperte, come da progetto, per più motivi. Il primo, che notoriamente i costi di manutenzione delle strutture acquatiche, specie quelle scoperte, sono tra i più alti nel panorama delle gestioni sportive, con costi che spesso anche grossi gestori stentano a coprire. Il secondo è che a fronte di una piscina scoperta a Carmenlongo ancora da ripristinare, il fatto di aprire nuovi centri acquatici all'aperto pone delle perplessità che ci stupiscono non siano emerse al momento della delibera di questo progetto. Una piscina scoperta, poi, può lavorare per soli 2 mesi all'anno, mentre gli attuali campi, quando ristrutturati e coperti, sarebbero in funzione per l'intero anno solare. Come quarta nota vorrei far notare che una piscina scoperta di soli 130 cm di profondità non costituisce un'alternativa reale all'attuale carenza di piscine nella quale verte la città di Sesto, e che per sua natura intrinseca ne sarà limitato l'uso a scopi riabilitativi, essendo scoperta. La presenza, infine, di un cospicuo numero di piante secolari all'interno della struttura, pena l'abbattimento delle stesse e la ripiantumazione per il mantenimento dei requisiti normativi in merito, porterà ulteriore aggravio sui costi di manutenzione e di pulizia. Non in ultimo, un affitto con soli 20.000 euro a regime di profitto, di proventi, ci sembra davvero poco per un centro che promette sulla carta introiti ben più cospicui. Similmente, l'affidamento per 30 anni rischierà di comprometterne il mantenimento in efficienza per via di un mancato stimolo ad una gestione efficiente e virtuosa. Sicuramente una ristrutturazione che avesse ripuntato sulla struttura del tennis attuale, riqualificando i campi, ripristinando il gioco delle bocce ed introducendovi le novità di questo progetto compatibili con l'esistente, sarebbe stata una soluzione molto meno rischiosa, meno impattante e più velocemente disponibile ad una cittadinanza che chiede segnali veloci. Ci chiediamo a tal proposito come mai la precedente amministrazione non ci abbia pensato. Detto questo, il nostro voto a questa soluzione sarà comunque positivo, dato che una soluzione alternativa che si affidasse ad una gestione differente legata all'associazionismo sportivo presente sul territorio non sarebbe praticabile nel brevissimo periodo a causa degli oneri che comporterebbe, e perché questo procrastinerebbe una risposta che comunque la cittadinanza attende. Ci impegneremo tuttavia e chiediamo al sindaco di farlo con noi a che insieme, attraverso gli strumenti disponibili, si possa nei tempi più brevi possibili collaborare alla realizzazione di un nuovo centro tennis sul territorio urbano, potenziato rispetto alla futura proposta fatta. Concludo, per favore. Ed affidato, ho finito, ad una delle associazioni sportive sul territorio che vorranno candidarsi per la gestione. Spero, signor sindaco, che possa essere con noi in questo impegno ai cittadini. Ribadisco, il voto della lista per Caponi sindaco è positivo. Grazie. Grazie. Prego i consiglieri di rimanere nei tempi destinati. Grazie. Do la parola alla Lega Nord. Grazie, Presidente. Il gruppo consigliere... Lega Nord è favorevole. Grazie. Forza Italia. Grazie. Allora, voglio fare un brevissimo intervento... Consigliere Borgonovo, scusi. Sì, Borgonovo. Vorrei fare un intervento veramente molto breve, ma che vi faccia riflettere.
Il tutto o niente spero che sia evidentemente valso anche ad esempio per il rifacimento dello spazio verde di Spazio Arte, dove la sovrabbondanza, ma di errori, ha davvero fatto da padrona. L'insoddisfazione, infatti, per il risultato e il tempo richiesto per la sua eseguibilità sono stati davvero elevati. Dove l'unico sollievo è stata proprio la rimozione di ben due campi da bocce, quando ne era stato richiesto solamente uno, che sono stati l'esempio, ancora ben impresso nelle menti di molti di noi, del come non vanno fatti questi campi da bocce. E su questo, anche per la collocazione, mi trovo d'accordo ad esempio con Rivolta. Come avete... noi vogliamo appunto rendere lo spazio oggetto di discussione, che voi stessi avete ammesso essere attualmente in sofferenza, uno spazio che sia fruibile, attivo nonché vivo. Proprio per un'attenzione a quelle che sono le esigenze attuali e passate, nonché le richieste della comunità dei cittadini, privati da troppo tempo di luoghi di aggregazione. Siamo pertanto favorevoli a questo progetto. Grazie consigliere Borgonovo. Do la parola al Partito Democratico. Consigliere Rivolta, prego. Sì, Presidente, le devo far notare, gliel'avevo già fatto notare ieri sera, che le dichiarazioni di voto vanno in ordine contrario rispetto ai voti raccolti nelle elezioni, per cui il Partito Democratico è l'ultimo partito che fa le dichiarazioni di voto. Io non l'ho letto questo consiglio da nessuna parte. È sempre stato così, da qualche parte ci deve essere. Altrimenti che ordine ha scelto? Sì, è una prassi. Sì, allora ci dica altrimenti che ordine ha scelto. Potrei anche non accettarla. Comunque prendo atto della sua. No. Siccome ieri sera quando gliel'ha fatto notare mi ha detto va bene, da domani ripristiniamo, come dire, quello che è la consuetudine. Le ho detto che avrei visto e avrei controllato col prossimo consiglio comunale. Va bene, però allora ci spieghi secondo quale ordine vengono... Ma vedremo un attimo, certo... Fino adesso, negli ultimi 70... Consiglio di volta, adesso io... Negli ultimi 72... Non è che mi può dire lei come devo fare io, cioè... No. C'è un ufficio di presidenza, io non posso decidere da solo... Sicuramente con l'ufficio di presidenza io prendo atto della sua dichiarazione, come prendo atto di tutti e cerco di essere uguale, onesto e trasparente. Sto semplicemente dicendo che la consuetudine di questo consiglio, che credo sia normata, è che le dichiarazioni di voto vanno in ordine. Consigliere di volta, la consuetudine è stata per 70 e passa anni la stessa, adesso è un po' diversa, ma le ripeto, terremo una linea corretta. Le do la mia parola che terremo una linea corretta. È vero che lei è partito dall'assessore Piano, dal consigliere Piano, che comunque parliamo dell'oggetto. I consiglieri comunali devono sapere una cosa, che con questa manifestazione, che spero che a questo punto il consigliere Piano abbia letto, che sta nella qui non c'è scritto che c'è un bocciodromo coperto, chiaro? C'è scritto che ci saranno un impianto per le bocce. Qui in questo emendamento, dopo ve lo distribuisco, non l'ho fatto per me, c'è scritto che c'è un impianto coperto. Questo dovete sapere perché è importante. Soprattutto vi è stato spiegato, come dire, in commissione, che non è detto che questo percorso vada a buon fine, che riprende dall'analisi degli strumenti, come dire, dei documenti e dalla, come dire, la sostenibilità del piano economico finanziario, che si modifica, perché come ha spiegato qualcheduno, tra un campo di bocce e un campo da calcetto ci sono costi diversi, non so se sono superiori o inferiori, diversi. Mi basta questo, modifica il piano economico finanziario del progetto depositato. Consigliere Ghezzi, onestamente io non ho capito, lei ha fatto una disanima del progetto dicendo che è tutto sbagliato, allora voti per la revoca di quel progetto, perché invece oggi lei sta confermando le piscine scoperte, perché rimangono, mentre sta penalizzando il tennis, che erano degli impegni che invece l'ordine del giorno chiedeva di tutelare. Per quanto riguarda gli atti, a parte la questione sulla legittimità della delibera che, come dire, verrà verificata, quello che io tengo a dire, che sia chiaro, è che l'esposto in Procura della Repubblica sarà rispetto a un costume che è stato seguito in questa discussione, non dalla parte tecnica, ma dalla parte politica, che a bando aperto ha dichiarato una serie di cose condizionando l'esito del bando, perché potrebbe aver condizionato l'esito del bando, perché scusatemi, vi faccio un esempio, sono un soggetto interessato a partecipare, ma non sono il proponente, e il venerdì compare il sabato, il venerdì
tutti sanno che quelle, perché c'è nella convocazione del Consiglio Comunale o della discussione dei capigruppo col Presidente, che c'è una delibera di annullamento, per quale ragione devo depositare un'offerta? Per quale ragione devo depositare un'offerta? Questa è alterazione di una gara pubblica. Questa è alterazione di una gara pubblica, perché nessuno si impegna a depositare un progetto che va presentato anche, credo, con delle fideiussioni, se non ricordo male, depositare delle fideiussioni. Nessuno fa un'operazione di questo tipo se sulle pagine dei giornali c'è scritto che quel bando verrà annullato. Signori, ma avete chiaro di cosa stiamo parlando? Nessuno. E quindi abbiamo alterato la possibilità di offerta. Potremmo aver perso un proponente che faceva tutte quelle cose e che vi diceva che la bocciofila si impegnava a costruirla lui, seguendo l'ordine del giorno, l'emendamento del Consiglio Comunale, in un altro luogo e se ne sarebbe fatto carico. Vi è chiaro? Credo che sia chiaro a tutti qual è la questione. Questa cosa ha condizionato l'esito di un bando. L'annunciazione di una delibera, mi viene in mente Troisi, annunciazione. Guardate, sarebbe buona norma, oggi parlavo con mio fratello che è un uomo di chiesa di grande, come dire, di grande conoscenza. Quando cambia un vescovo, quando si insedia un vescovo nuovo, non arriva e dice tutto via. Sceglie di dare una continuità per il tempo necessario e per costruire e modificare poi nella seconda parte del mandato le proprie cose. Non c'è bisogno di spazzare tutto, perché alcune cose, come vi dimostra il nostro emendamento, sono state ragionate e costruite tenendo conto dell'interesse pubblico. Il nostro voto, vi riconfermiamo, è contrario e vi riconfermiamo a maggior ragione che tutto quello che riguarda questo bando sarà trasmesso alla Procura della Repubblica. Grazie consigliere Rivolta, do la parola alla lista Sesto nel Cuore. Sì, consigliere Valsecchi, grazie. Adesso va, te lo porto il microfono. Pronto? Perfetto. Scusate. Consigliere Piano, io la scorsa legislatura ero sugli spalti e non mi ricordo di aver visto dei rappresentanti della lista popolare di Sesto. Un attimo, scusi consigliere. Consigliere Rivolta, non so se è previsto che lei possa distribuire. Ma io non mi risulta comunque. A me no. Faccia andare. A me non è stato consegnato. Un attimo. Va bene, grazie. Grazie della cortesia. Al consigliere Piano, ecco, volevo ricordare che essendo sugli spalti durante la scorsa legislatura, mi sembrava di ricordare che ci fossero dei consiglieri della lista popolare per Sesto presenti in consiglio. Al consigliere Rivolta invece volevo ricordare che quando si è discusso in commissione è stato fatto riferimento proprio a un bocciodromo coperto e quindi su queste informazioni noi prendiamo la nostra decisione. Due sono i motivi che mi portano a votare favorevolmente, e insieme a tutto il gruppo naturalmente. Innanzitutto la prima. Abitando in quartiere ho visto la diaspora dei frequentatori di quel centro. Se voi passate in quella zona, i frequentatori di quel centro sono seduti fuori da dei bar nelle vie limitrome al quartiere. Quindi mi sembra che l'accettazione di questa delibera
sia il percorso più breve per ridare a queste persone la possibilità di avere un luogo dove praticare lo sport, il loro sport preferito, e avere anche una socializzazione, perché non solo c'erano dei giocatori di bocce, ma c'erano dei loro familiari e quel luogo era diventato il loro luogo di ritrovo. In campagna elettorale incontrare delle persone che mi raccontavano che i loro parenti, non avendo più quel luogo di destinazione, luogo di incontro e luogo di socializzazione, rimanevano chiusi in casa, è la motivazione che mi ha spinto a cercare di accettare qualunque fosse il metodo più rapido per ridare a loro la possibilità di praticare quello sport e trovare per loro un luogo di incontro in cui si trovavano. L'intervento dell'ingegner Zuccoli mi ha rassicurato da un punto di vista della bontà e della qualità del lavoro dei nostri uffici, per cui ribadisco che a nome di tutta la lista che il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Valsecchi. Metto in votazione l'emendamento. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 14, contrari 6, non votanti 1. Il Consiglio approva. Mancava la mia dichiarazione di voto, Presidente. Comunque ribadisco anche verbalmente che il mio voto è favorevole. Allora. Verbale, il nome. Ah sì. No, sì. Sì, non risulta. Okay. Non risulta il mio voto. Sì. Allora. Il mio voto confermo che è favorevole. Grazie. Quindi presenti 21, favorevoli 15. L'emendamento, il Consiglio approva. Qui non c'è l'immediata requisita. Adesso andiamo sempre col punto 10 all'ordine del giorno. Do la parola a Pogliaghi per la presentazione. Grazie Presidente. Brevemente illustro questo ordine del giorno collegato alla delibera che abbiamo proposto come coalizione civica, in cui intendiamo impegnare la giunta comunale in occasione della predisposizione dei documenti programmatici da sottoporre al Consiglio Comunale a mantenere quale destinazione funzionale di detti proventi in caso di esito ad aggiudicazione la riqualificazione di impianti sportivi cittadini per i quali tale onere si mantiene in capo al Comune quale ente proprietario. In secondo luogo, la Giunta Comunale, per quanto al precedente punto 1, ad individuare quale priorità il rifacimento degli impianti di illuminazione al servizio del campo da rugby e del campo da calcio presso il Centro Sportivo Manin. Un breve commento su questo, era uno dei temi trattati durante l'incontro di questo mercoledì, dove era stato richiesto a gran voce di chiarire dove potevano essere messi questi proventi che nel precedente emendamento erano dichiarati essere destinati alla costruzione della nuova bocciofila. Grazie. Do la parola al signor Sindaco. Sì, grazie Presidente. Giusto per dire che faccio mio l'ordine del giorno presentato dal consigliere Pogliaghi e dalla coalizione civica. Grazie.
Quindi a questo punto non votiamo, non mettiamo in votazione l'ordine del giorno e possiamo posso dare la parola per la dichiarazione di voto sulla delibera emendata. Lista popolare per Sesto, consigliere Piano. Grazie Presidente, ma io credo questa sera su questa delibera di aver detto già tutto, per cui è chiara che la mia posizione sarà contraria, perché riteniamo che sia stato sbagliato completamente il percorso a questo punto seguito dal Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco, proprio per le ragioni che ho espresso nel corso della discussione. Ritorno però sul punto politico, perché nel merito noi siamo ed eravamo d'accordo. Poi stasera consigliere Pogliaghi, il consigliere, non mi ricordo come si chiama, chiedo scusa, che mi ha citato poco fa, il capo Valsecchi, le regalerò il verbale di quella sera, così lei era sugli spalti, il consigliere Rivolta me ne ha fatto dono, io glielo faccio avere, così si accorgerà che non solo la lista popolare per Sesto, che era presente in quel consiglio con tre consiglieri, di cui uno quella sera, che era il nostro capogruppo Paolo Vino, ha votato a favore dell'ordine del giorno prima e poi contro la proposta della finanza di progetto. Questo per dirvi che noi, se voi aveste seguito un percorso legalitario, avremmo potuto convergere su questa iniziativa. Non c'è possibile, perché dobbiamo attenerci a quello che è il dettato normativo, dobbiamo attenerci ai principi che sono prescritti dall'ordinamento. Non possiamo venire qua a fare il ragionamento che ha fatto il consigliere Lanzoni, dire ma noi vogliamo fare una roba lì perché l'abbiamo promessa ai cittadini e quindi passiamo col carro armato su tutte le norme che presiedono il funzionamento delle istituzioni. Io faccio appello anche al consigliere Caponi, perché a questo punto, e al consigliere Lamiranda, che sono agli assessori Lamiranda e il vice sindaco Caponi, che come dire hanno molta competenza da questo punto di vista, e che mi stupisce che aderiscano a questo tipo di impianto. Il sindaco proviene probabilmente da un altro mondo, quindi posso comprendere che magari, essendo all'inizio, qualche difficoltà nell'apprendimento delle norme giuridiche potrebbe anche avere, ma i colleghi no. E allora, io ormai ho capito che la vostra volontà supera la norma, per cui siete unti dal Signore e potete fare tutto a dispetto delle regole che dovrebbero, come dire, consentirvi di ragionare, anche perché prima abbiamo parlato delle linee guida dell'ANAC, che non le hanno scritte per gli avvocati, le hanno scritte per gli amministratori. Poi magari, consigliere Rivolta, la prossima volta toccherà a me distribuirle, perché vi possono essere utili, con l'autorizzazione del Presidente, perché vi possono essere utili nel corso del vostro mandato. Le leggete, quando ci sono le delibere magari potete riflettere anche sul contenuto di quello che ci indica l'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione, che non è un organo giurisdizionale, ma è un organo anche consultivo per realtà come le nostre. Quelle linee guida sono importanti. Io non ho un approccio, come dire, giudiziario, per cui non vado in procura su questa cosa, perché secondo me manca anche l'elemento soggettivo del reato, perché non c'è la coscienza da parte del sindaco di quello che sta facendo. Non c'è la coscienza, no? C'è la volontà, ma non c'è la coscienza. E quindi, come dire, il reato non si consuma da questo punto di vista. Però c'è la lesione di quelli che sono le indicazioni che dà l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione. Allora questo può servire come monito. Poi io spero che le cose vadano bene sulla procedura, spero di avere torto, perché la mia è un'opinione. Però vi invito davvero a riconsiderare la proposta, visto che avete l'ultima chance, che è quella del voto definitivo, affinché si possa tornare indietro e ragionare con maggiore attenzione. Io quindi voterò in modo assolutamente sfavorevole a questa delibera, avrei votato
anche contro l'ordine del giorno, perché è figlio dello stesso presupposto che porta a una votazione che dal mio punto di vista è viziata. Grazie. Grazie a lei, consigliere Piano. Do la parola insieme per Monica Chitò, consigliera Di Pietro. Grazie Presidente, ma allora devo dire che questo Consiglio stasera abbiamo ascoltato lezioni di diritto amministrativo, di diritto in generale, e devo dire che sicuramente è formativo. Allora, faccio una premessa e lo ribadisco, non siamo contrari, diciamo così, alla modifica del progetto, perché riconosciamo la valenza sociale di questa modifica. Quindi questo io lo dico perché ci sono i cittadini che ci stanno ascoltando, quindi voglio far capire che noi non siamo prevenuti rispetto a questa possibilità. È tutto l'impianto, e non voglio ripetere cose già dette, che non ci convince e che anzi riteniamo assolutamente, non consono. Quindi per questo motivo non voglio ripetere cose già dette, noi voteremo contro. Grazie consigliere Di Pietro, do la parola ai cittadini di Sesto, consigliera Aiosa. Grazie Presidente, ma mi ribadisco il concetto espresso in precedenza, riconfermando la fiducia che ho nel segretario generale, quindi nella stipula degli atti che mi vedono assolutamente a favore del voto di questa delibera, facendo anche un inciso. Per esempio, lei consigliere Piano, non lo dico come presa in giro, lo dico veramente convinta, sta stimolando ulteriormente la mia volontà di apprendere. Le faccio un esempio. Per esempio, l'altra sera, quando non abbiamo votato a favore degli emendamenti, onestamente mi ero anche un po' preoccupata, perché ho detto: caspita, adesso stai a vedere che qua zii, nipoti e cugini li andiamo ad infilare in tutti gli enti. Poi invece mi sono ricordata che noi votammo la carta di Pisa, sono andata a rileggermela e all'interno della carta di Pisa questa cosa è già legiferata. Sì, articolo 9. Se lei va a leggere l'articolo 9 c'è scritto che non si possono nominare congiunti affini fino al quarto grado di parentela. No, ma questo è semplicemente, adesso lei stasera mi ha stimolato con un nuovo documento, quindi pensavo stasera di andare in ferie, me lo porterò come lettura sotto l'ombrellone in modo tale che possa arrivare poi a settembre decisamente più preparata. Ma non è assolutamente una, no, mi creda, non è assolutamente una presa in giro, anzi c'è sempre da imparare. Io faccio la profumiera, lei giustamente fa l'avvocato, Pogliaghi fa l'architetto, quindi sono sempre stimolata dalle persone che hanno più conoscenza di me. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Aiosa. Do la parola alla lista di Stefano, consigliere Recupero. Lista di Stefano, voto favorevole. Grazie. Do la parola alla lista Caponi, consigliere Pogliaghi. Grazie. La lista Caponi è favorevole. Grazie. Do la parola alla Lega Nord. Grazie Presidente. Pasquinelli, consigliere Pasquinelli. La delibera avente come oggetto la revoca della deliberazione gennaio 2017, approvata in seduta del 16 gennaio 2017, Project Financing, per riqualificazione e gestione del centro sportivo Falk Tennis, è superata, in quanto l'operatore si è reso disponibile con propria comunicazione protocollata che l'attività delle bocce con finalità socio-sportive può considerarsi compatibile con lo sviluppo delle altre attività, senza aumenti di spesa. Pertanto l'emendamento presentato in tal senso supera di fatto la proposta di revoca del piano di project financing del centro sportivo Falk Tennis, in quanto il nuovo impegno da parte del soggetto promotore è coerente con l'interesse pubblico riguardante fasce di popolazione anziana. Per questo motivo il gruppo Lega Nord voterà a favore dell'emendamento proposto e della delibera. Grazie consigliere, do la parola a Forza Italia, consigliera Borgonovo. Sì, grazie, favorevoli.
Grazie consigliera. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente. Mi corre un po' il compito ingrato di assumere sempre questo atteggiamento un po' da maestrina della penna rossa e ricordare a tutti i consiglieri, ma lo faccio ovviamente per il bene reciproco di tutti, di ricordare che la pubblica amministrazione, l'ho detto ieri sera e lo ridico questa sera, la pubblica amministrazione parla per atti, non per fiducia verso il prossimo. Quindi, consigliere Valsecchi, ci pensi bene prima di dire e di votare semplicemente dicendo perché ci fidiamo di ciò che ci è stato detto in commissione. Siamo in un consiglio comunale, la fiducia non basta e dobbiamo attenerci agli atti. Seconda cosa, lo dice la comunicazione stessa che ci è stata consegnata da parte dell'operatore, che ci è stata consegnata oggi in fotocopia perché la potessimo vedere, quando dice che il sottoscritto ha preso atto dai servizi di informazione che questa amministrazione comunale avrebbe interesse affinché all'interno del progetto di riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo possa essere inserita un'attività di bocce. Lo dice chiaramente. Questo è condizionamento. L'operatore è condizionato. Per noi ci sono grossi dubbi rispetto alla legittimità della delibera, il nostro voto sarà contrario. Grazie consigliera Perego, do la parola a Sesto nel Cuore, consigliere Valsecchi. L'espressione di voto della lista è favorevole, grazie. Grazie a lei consigliere. Bene, mettiamo in votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 15, contrari 6, il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 15, contrari 6, il Consiglio approva. Passiamo ora alla delibera numero 11, affidamento in via sperimentale della gestione delle civiche scuole per l'anno scolastico 2017-2018 all'azienda consortile CSBNO, Culture, Socialità, Biblioteche e Network Operativo, approvazione degli elementi essenziali del contratto di servizio. Do la parola al relatore di commissione, il consigliere Valsecchi.
Consigliere, le ricordo che ha 15 minuti a sua disposizione. Grazie. Benissimo, grazie della parola, Presidente. Allora, mercoledì scorso, durante la prima riunione della terza commissione, è stato affrontato un dialogo di approfondimento relativamente a questa delibera. L'argomento della delibera è la prosecuzione dell'attività a Sesto delle scuole civiche. Parliamo delle quattro scuole civiche, danza, musica, arte e lingue. Scuole civiche che per ogni città sono senz'altro un po' il fiore all'occhiello. Devo dire che per Sesto sono una bellissima realtà. Se consideriamo più di 800 persone iscritte e frequentanti, con i numeri che abbiamo visto indicati proprio dall'assessore indicati dal dirigente mercoledì, vuol dire che c'è una buonissima partecipazione. Quindi l'obiettivo è quello di mantenere questo servizio, cercando anche di migliorarlo, migliorando l'offerta formativa e migliorandone la disponibilità. A seguito del rinuncia dell'attività della società che precedentemente gestiva tutto il percorso formativo, la delibera indica come incarico per il prossimo anno in modo provvisorio e con prelazione gli anni successivi una società la cui sigla CSBNO, Cultura Società Biblioteche Network Operativo, che era una sigla che io mi ricordavo come acronimo naturalmente, che però aveva un'altra indicazione di attività, cioè Consorzio Sistema di Biblioteche del Nord-Ovest. Quindi la scelta, maturata naturalmente dalla precedente amministrazione, è stata quella di indicare come prosecuzione e come società che si impegna ad organizzare questa attività delle scuole civiche a 360 gradi e quindi sotto tutti gli aspetti, da iniziare con le prescrizioni, gestire la promozione, gestire tutti gli aspetti organizzativi, raccogliere le iscrizioni, svolgere l'attività didattica, gestire tutta la parte del piano formativo e degli insegnanti, privilegiando una società che già lavorava sul territorio sestese perché gestiva qui presso di noi le biblioteche civiche. Questo è stato possibile in quanto l'azienda si è trasformata in azienda consortile, lo era già forse precedentemente perché la gestione di biblioteche raccoglieva 33 comuni del nord milanese, però devo dire che recentemente ha cambiato il suo statuto e quindi da semplice gestione delle biblioteche ha inserito proprio nel suo core business anche la gestione proprio culturale, addirittura con l'acquisto e la gestione di un teatro nella città di Legnano e in altre realtà. Quindi ci sono stati presentati le attività che svolgerà questa società. È stata fatta una disamina per quello che riguarda l'andamento attuale delle prescrizioni, che è una novità, nel senso che fino all'anno precedente le iscrizioni alle nostre scuole civiche avvenivano da settembre in avanti, mentre gestendo questa società una piattaforma online sono state fatte già dal mese di luglio le prime prescrizioni. E poi è stato affrontato un po' il piano economico, anche di quali sono i costi che il Comune affronta per la gestione di questa situazione. Il volume di costi sono intorno ai 600 euro, il grosso della spesa sono il costo del personale, sia docente che di segreteria, ci sono un costo delle utenze, e c'è un costo che è dovuto al fatto che due dei dipendenti del comune lavorano all'interno
dando un supporto soprattutto per un passaggio di consegne rispetto alla precedente gestione alla nuova società che sta gestendo tutto. Diciamo che al netto di quelle che sono le spese, il costo attualmente per il Comune sono 134.000 euro, costo, diciamo, finanziamento per la gestione di questo tipo di attività. Un dato interessante è che la copertura percentuale in base alle rette dei frequentatori dei corsi è il 65% della copertura delle spese. Terminata questa disamina e presentazione, sono stati ravvivate un po' la discussione con delle domande di approfondimento a cui il dottor Ottolenghi ha dato pienamente risposta. Consiglieri che sono intervenuti sono il consigliere Valsecchi, il consigliere Rivolta e il consigliere Piano. I temi che sono stati approfonditi sono stati una valutazione dell'azienda, quali le motivazioni per cui è stata fatta questa scelta, un andamento di come stanno andando le prescrizioni, delle domande di approfondimento su come è stata la scelta del personale attualmente impiegato, una giustificazione delle spese, una richiesta di informazioni se il cambio di conto economico, perché la deribella presenta una variazione rispetto alla precedente situazione, che è quella di non confermare subito per 3 anni il nuovo fornitore, ma per valutarlo per 1 anno. E quali potessero essere gli elementi di miglioramento che potessero portare a un miglioramento del rapporto costi e ridurre quindi praticamente l'intervento da parte del Comune. A queste domande sono state date risposte, per cui la valutazione dell'azienda era perché era già presente sul territorio, perché è stato valutato buono il lavoro nella gestione delle biblioteche, è stato considerato soddisfacente l'andamento delle prescrizioni, quindi 90 persone iscritte su 500 in questo momento, quindi una buona percentuale, tenendo conto che ancora il mese di agosto potrebbe essere un momento che potrebbe aggiungere altri preiscritti. L'impiego del personale, è stata data una rassicurazione sul fatto che il personale viene scelto per titoli e per competenze. In ogni caso, visto che ormai sono pubblici i corsi che si terranno da ottobre in avanti, già chi si iscrive adesso sa chi è il titolare del corso che lui ha deciso di seguire. Per quel che riguarda la giustificazione delle spese, l'impianto che è stato messo in essere è esattamente come costi equivalenti a quello dell'anno scolastico precedente. Per quello che riguarda la richiesta su se il conto economico ha una variazione rispetto al fatto che il contratto, anziché essere immediatamente triennale, è solo per il primo anno, dottor Ottolenghi ha risposto che il costo rimane inalterato, perché poi dal secondo e dal terzo anno possono entrare in gioco delle variabili di miglioramento della redditività che sono legate alla variazione del numero delle iscrizioni, a un aumento dell'azione promozionale, per cui diventare un polo di attrazione anche per persone interessate che magari risiedono in altri comuni e che potrebbero trovare interessante la proposta formativa fatta dalle scuole civiche di Sesto. Per quello che riguarda invece gli elementi di miglioramento, gli elementi che sono stati valutati potrebbero, e quindi intendo ridurre quello che è la partecipazione in questo momento da parte dell'amministrazione, che ricordo che sono 134.000 euro, sono appunto questi. Per quello che riguarda una scuola di musica dove l'insegnante è uno, l'allievo è uno, in quel caso ha un aumento di costi, non c'è la possibilità di avere una riduzione, però nel momento in cui ci sono dei corsi dove le classi possono diventare più numerose, sempre mantenendo un buon livello di qualità per quello che riguarda l'insegnamento e l'offerta, in quel caso ci può essere proprio un miglioramento della redditività.
una promozione, essendo questa azienda un consorzio che insiste su 33 comuni, quindi partiamo da Legnano e arriviamo a Sesto San Giovanni, partendo da ovest e arrivando a est, potrebbe essere almeno nei comuni limitrofi, potrebbe esserci un'azione promozionale propositiva che potrebbe incrementare gli iscritti presso le nostre scuole civiche. Anche l'ampliamento degli orari potrebbe essere la possibilità di avere una maggiore offerta e quindi una maggiore partecipazione. Sicuramente dovrebbe incidere maggiormente, per quel che riguarda la riduzione dei costi, il fatto che attualmente due dipendenti comunali dagli anni prossimi potrebbero non essere più necessari per quello che riguarda l'organizzazione a 360 gradi che è data in mano alla società, perché la società ha già le competenze e le persone, quindi potrebbe ridistribuire le attività, soprattutto di segreteria, all'interno proprio delle proprie strutture. Devo dire che questi sono gli elementi importanti che sono maturati durante la discussione della Commissione. Vi ringrazio. Salve. Grazie a lei, consigliere Valsecchi. Do la parola all'assessore Magro. Assessore, le ricordo che ha un tempo di 15 minuti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A pochi giorni dal nostro insediamento si è presentata una criticità, un'urgenza per quanto riguarda l'affidamento della gestione delle nostre scuole civiche. Il dottor Ottolenghi mi ha sottoposto la questione in quanto il gestore uscente, AFOL, non era più in grado né disponibile a proseguire la gestione di questo tipo di servizio. Siccome si tratta di un servizio di qualità che vanta diverse centinaia di iscritti e siccome non ritengo che quando una nuova amministrazione si insedi debba automaticamente fare tabula rasa di tutto quello che trovi e quindi chiudere ogni tipo di servizio, ma ritengo che i servizi buoni, positivi, di qualità debbano essere in qualche modo mantenuti, anzi preservati, abbiamo ritenuto opportuno continuare il percorso che aveva da una parte intrapreso la precedente amministrazione. La precedente amministrazione aveva appunto intrapreso la strada dell'affidamento diretto al consorzio bibliotecario. Questo perché, a causa anche dei tempi stringenti, il consorzio ci consente di procedere con un affidamento diretto, facendo il comune di Sesto San Giovanni già parte dello stesso consorzio, quindi essendo parte dello stesso. La precedente amministrazione si stava muovendo nell'ottica di un affidamento su 3 annualità. Dal mio punto di vista, essendo arrivati noi ieri mattina, quindi non conoscendo il nostro interlocutore e il nostro interlocutore non conosce noi e si trova comunque davanti un compito importante e gravoso perché va a gestire 4 scuole civiche che hanno una loro storia e hanno una loro importanza, essendo quindi un compito non irrilevante, abbiamo ritenuto opportuno, in accordo anche con il consorzio, di prenderci questo anno di tempo per capire insieme se da una parte noi e la cittadinanza siamo soddisfatti del servizio che stanno portando avanti e dall'altro lato permettere a loro stessi di comprendere se quel tipo di servizio loro riescono a gestirlo secondo gli standard che noi ci aspettiamo o anzi proponendo anche delle migliorie. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Partito Democratico, ci tengo a sottolineare che non è un rifiuto a priori. Ripeto, prendiamoci un anno di tempo, dopodiché nulla vieta di proseguire il percorso che intraprendiamo da questa sera. Questo anche perché, credo che lo sappiate, con la recente modifica dello statuto del Consorzio Bibliotecario, i comuni che ne fanno parte acquistano un peso maggiore anche in virtù della quantità di servizi che conferiscono al consorzio stesso. Per esempio Cinisello attualmente pesa un po' più di noi perché conferisce più servizi.
Per cui torna utile anche a noi un domani pensare di conferire al Consorzio ulteriori servizi, però ripeto, ci prendiamo questo anno per valutare, già con il Consorzio abbiamo stabilito una serie di incontri cadenzati durante l'anno per fare il punto della situazione in modo tempestivo e poter correggere il tiro in corsa e poter quindi poi prendere la decisione migliore durante l'anno e arrivare quindi per tempo a offrire alla cittadinanza un servizio che sia di qualità e quindi che soddisfi sempre di più le nostre aspettative. Io ritengo che le scuole civiche siano un'occasione per fare delle attività culturali di qualità, ma anche per fare dei momenti di sana aggregazione. Ho avuto la fortuna di poterne frequentare una per tanti anni da piccola a Pioltello, perché all'epoca abitavo a Pioltello, e quindi ritengo che siano un fiore all'occhiello di un'amministrazione, di un territorio, perché consentono a tante famiglie, sia ai bambini che agli adulti, di poter fruire di un servizio di qualità senza necessariamente doversi spostare in città grandi. Quindi sono scuole che offrono dei servizi di eccellenza che consentono anche poi di intraprendere un percorso, in questo caso nell'ambito delle arti, di un certo livello, per cui vanno sicuramente tutelate. Questo è il ragionamento che c'è stato dietro alla delibera che oggi andate a votare. Grazie. Grazie, Assessore. Apro la discussione ricordando ai consiglieri che si prenotano hanno un tempo massimo di 10 minuti. Prego, consigliere Di Pietro. Grazie Presidente. Allora, ringrazio l'assessore Magro per l'intervento che ha fatto, prima di tutto perché, come dire, è il primo assessore che ascoltiamo intervenire e presentare le delibere. Di questo la ringrazio molto. La ringrazio anche per il riconoscimento che ha fatto delle scuole civiche sestesi, perché effettivamente non solo sono radicate sul territorio ormai da anni, ma sono veramente un'eccellenza, un fiore all'occhiello del nostro territorio, perché diciamo da questa scuola poi tra l'altro sono usciti, non so se lei lo sa, ma in passato ad esempio abbiamo un artista, possiamo definirlo di livello internazionale, il maestro Gianandrea Noseda, che è stato frequentatore della nostra scuola di musica. Quindi diciamo noi stessi siamo molto fieri di queste scuole e ci teniamo chiaramente che vengano valorizzate e se del caso anche rivitalizzate. Quindi devo dire che probabilmente la scelta iniziale della precedente amministrazione di pensare a un affidamento triennale era anche, diciamo, in ordine economico, quindi un rapporto di costi e benefici. Comprendo però, onestamente, devo dire, anche il suo ragionamento. E proprio perché sono fermamente convinta che le scuole civiche meritino una particolare attenzione, poi come è stato detto anche in commissione sono già iniziate le prescrizioni, quindi credo che sia fondamentale garantire a chi ha già iniziato a iscriversi e ai futuri fruitori che il servizio venga appunto garantito e sicuramente in maniera efficiente. Quindi come lei saremo, diciamo, concordi nel controllare e magari ecco di proporre eventualmente laddove ci fossero rilevate magari delle mancanze o delle migliorie da poter effettuare, assolutamente magari ragionare insieme. Chiedo se è possibile, visto che al punto 3 della delibera viene previsto di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del conseguente contratto di servizio, se magari fosse possibile un passaggio in commissione, magari per illustrare il contratto che andrete a fare, insomma per magari spiegarcelo nel dettaglio. Tutto qua. Grazie. Grazie consigliere Di Pietro. Non ci sono altri interventi. Su questo ordine del giorno, scusi, su questa delibera è stato presentato un emendamento ed è stato presentato dalla consigliera Perego. Chi parla? Dica pure il nome, grazie. Pagani.
Consigliera Pagani, prego. Sì, allora... Le ricordo che ha un tempo massimo di 5 minuti. No, no, sarò... Facendomi anche perdonare rispetto a ieri, decisamente più breve. Volevo presentare velocemente questo emendamento. La motivazione dell'emendamento che abbiamo presentato come Partito Democratico è la richiesta di previsioni, appunto, come è stato anticipato anche precedentemente appunto dall'assessore Magro che è intervenuto, di un affidamento biennale e non annuale nella gestione delle scuole civiche al consorzio. Questo perché ci sembra, e qua sposiamo, come dire, mi sembra un sentimento comune, valorizzare l'importanza che queste scuole hanno, che hanno sempre avuto nel tessuto sociale, culturale e formativo di questa città, per l'alto valore anche di professionalità che le accompagna e di competenze che vengono trasferite dai docenti ai singoli utenti delle scuole. Proprio per questo, appunto, la precedente amministrazione aveva iniziato, come ha spiegato l'assessore, questo percorso di affidamento per cercare di trovare una soluzione rispetto alle difficoltà che si erano generate. La valutazione che facciamo, o la proposta, insomma, di messa in discussione di un altro punto di vista, è quello di credere che una maggiore stabilità, e quindi quella biennale, permetta al consorzio di poter svolgere in modo più proficuo il proprio lavoro organizzativo e di promozione delle scuole stesse, alla luce del fatto che è una prima esperienza anche proprio per il consorzio. E quindi ci sembra anche dal punto di vista della valutazione stessa dell'esperienza che questa valutazione possa essere più corretta se si svolge in una fase biennale e quindi con una valutazione al 31 agosto 2019 e non al 31 agosto 2018. Questo permetterebbe inoltre, come da tabella appunto dei costi presentati anche dal relatore della Commissione, un ulteriore risparmio anche da parte dell'amministrazione comunale in termini di risorse economiche investite per sopperire appunto alle differenze tra le entrate e le uscite delle scuole stesse. E permetterebbe anche una maggiore autonomia gestionale ed economica, scusate, del consorzio stesso. Quindi questo è l'emendamento. Grazie consigliera. A questo punto do la parola ai consiglieri per dichiarazione di voto con un tempo massimo di 3 minuti. Se qualcuno, sull'emendamento chiaramente, se qualcuno si vuole prenotare. Consigliera Aiosa, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto volevo veramente ringraziare l'assessore Magro perché è la prima volta anche per noi che l'ascoltavamo sia in commissione che stasera in consiglio e credo che ascoltarla sia stato veramente piacevole perché ha dato decisamente un segnale di apertura, un segnale di rispetto verso un percorso che si era iniziato a intraprendere. Ha dato continuità a un servizio che comunque richiede una risposta immediata, ma credo che abbia fatto anche una valutazione attenta come amministratrice, nel senso che noi concordiamo con la scelta dell'assessore di affidare il servizio per un anno, perché comunque questo è un servizio dove noi mettiamo delle risorse e pur avendo dimostrato la massima apertura verso un progetto che era già iniziato, crediamo che sia giusto che l'amministrazione poi si riservi la facoltà di analizzare il servizio, di poter interagire con l'operatore che ce lo fornirà, di poter mettere delle modifiche. Tra l'altro poi leggo che sotto il quadro economico viene proprio scritto: il Comune si riserva l'eventuale facoltà di rinnovo per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. Quindi questo vuol dire che l'assessorato ha già messo in preventivo che in caso il servizio dovesse rispondere alle aspettative dell'amministrazione e di chi ne usufruisce, il servizio potrà tranquillamente continuare. Quindi ritengo che un anno sia sufficiente per fare le valutazioni. Lei ha dato piena apertura sul proseguo o eventualmente poi ci spiegherà perché si deciderà di cambiare. Riteniamo che un anno sia sufficiente, non ci sia bisogno di 2 anni. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Se non ci sono altri interventi,
Chiudo e metto in votazione l'emendamento. Prego. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Non ho fatto tempo a votare. Mi scusi, Presidente. Presenti 22, favorevoli 9. Scusi Presidente, ho fatto un errore nel voto. Io... Un attimo, nome e dichiarazione. Ah, scusate. Ricopero? No. Grazie. Anche Pogliaghi no. Non ho fatto tempo a votare. Grazie. Sì, anch'io Presidente ho votato no, però vedo che c'è sì, quindi il mio voto è contrario. Senta, facciamo una cosa, chiedo, anche ho sbagliato qua, chiedo che venga rifatta la votazione, azzeriamo. Ci siamo? Apro la votazione. Messo no. Sì, anche prima era no. Chiudo la votazione. Madonna mia. Presenti 22, favorevoli 6, contrari 15, astenuti 1. L'emendamento? L'emendamento non viene approvato. Si passa alla dichiarazione di voto sulla delibera. Lista popolare per Sesto, consigliere Piano. A lei la parola. Grazie Presidente, anch'io ringrazio l'assessore Magro per la disponibilità manifestata in commissione, per l'approccio che ha avuto nell'affrontare questo problema, riconoscendo forse la necessità da parte sua di documentarsi prima di assumere un impegno pluriennale, un impegno pluriennale che io auspicavo per ragioni di anche di economicità, nel senso che evidentemente un impegno su più anni avrebbe anche consentito all'amministrazione di realizzare un'economia di scala. Mi rendo conto che in questa fase forse vi deve essere un processo di conoscenza reciproco e quindi nonostante io fossi a favore dell'emendamento del Partito Democratico per prolungare la durata, voterò comunque favorevolmente alla proposta avanzata dall'amministrazione perché la ritengo, nonostante tutto, di buon senso. Grazie, do la parola alla lista insieme per Monica Chittò, consigliere Di Pietro. Grazie Presidente, beh io l'ho già espresso nell'intervento che ho fatto prima, il mio favore verso la delibera proposta questa sera, quindi ribadisco il voto favorevole. Grazie consigliera. Cittadini di Sesto, consigliera Aiosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lista di Stefano, consigliere Recupero. Grazie Presidente, voto favorevole. Lista Caponi, consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente, due parole per ringraziare anche da parte mia l'assessore per la spiegazione, l'illustrazione e soprattutto l'approccio in commissione.
e il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie, Presidente. Così, come gruppo Lega Nord siamo favorevoli a questa delibera, così come è stata presentata. Riteniamo importante investire sulle scuole pubbliche, in quanto hanno una funzione sociale importante. Aver affidato in via sperimentale la gestione all'azienda consortile per un anno ci consente di valutare entro novembre 2017, cioè due step, ed entro marzo 2018 eventi o situazioni non previste che alterino il quadro economico alla base del contratto. Comunque siamo favorevoli. Grazie consigliere, do la parola a Forza Italia col consigliere Borgonovo. Grazie, siamo ovviamente favorevoli a questi servizi di eccellenza per il loro mantenimento. Grazie. Ringrazio lei, Partito Democratico. Consigliera Perego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Il senso dell'emendamento è quindi il nostro tentativo di apportare quella che a nostro avviso era una miglioria nell'ottica appunto di dare un respiro più ampio alla sperimentazione, si spiegava così. Ciò non toglie che riconosciamo appunto con gradimento il fatto che la Giunta abbia voluto portare avanti un percorso avviato ovviamente per necessità anche da noi. Colgo l'occasione ovviamente per esprimere apprezzamento rispetto al fatto che l'assessore stesso riconosca insomma comunque che il valore sociale, non solo culturale, dell'esperienza delle scuole civiche. Prendo un secondo in questo contesto per ringraziare il direttore della scuola d'arte, il professore Barbanti, che ha cessato appunto il suo ruolo di direttore, suggerendo anche alla Giunta che sarebbe, credo, cosa opportuna anche un riconoscimento cittadino per il servizio svolto di altissimo livello per la nostra città. Una puntualizzazione o magari un suggerimento, un occhio rispetto al tema degli insegnanti, perché la vera differenza in termini qualitativi la fanno gli insegnanti, la necessità di una continuità serve proprio per questo, perché venga garantito quel livello alto che qua credo sia stato unanimamente riconosciuto. Bene, nonostante non sia stato accolto l'emendamento che era in un'ottica migliorativa, visto che siamo in qualche modo siete eredi di un percorso iniziato, il nostro voto sarà comunque favorevole. Grazie consigliera Perego, do la parola a Sesto nel Cuore, consigliere Valsecchi. Sì, grazie Presidente. Il nostro voto è favorevole anche soprattutto sotto l'aspetto economico, con la rassicurazione che il dottor Otolenghi ha fatto in commissione che non ci sono aggravi di costi con la riduzione a una fase sperimentale di un solo anno rispetto a un contratto della durata di 3 anni fin dall'inizio. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Mettiamo in votazione la delibera. Apro la votazione. Chiudo la delibera. Presenti 22, favorevoli 22, il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Votato no. Chiudo la votazione. Hai votato no. Prego. Chittò, non sono riuscita a votare favorevole. No, su questa no.
Chiudo, chiudo. Prendila che arriva fino lì, piano piano. Se devo dire due cose, posso dire prima di chiudere o dopo. Voglio ringraziare tutto lo Stato. Mi è stato vicino per consigli comunali. Tutto quello che posso fare. Il mio settore. Cosa sta succedendo adesso? Questa settimana non c'è. Devo dire che sono forse una domanda allo stesso. Dica. Presenti 22, favorevoli 22. No, la signora Chetò ha specificato che ha votato. Ok? Il Consiglio approva. Prima di chiudere definitivamente questa serie di incontri, mi sento in dovere di ringraziare tutto lo staff del settore affari istituzionali che mi è stato vicino in questo mio primo approccio. E so che nonostante tutte le piccole gaffe che sono state fatte, ma senza di loro non avrei potuto e non avrei ottenuto il risultato di portare a termine questi 3 giorni estenuanti. Sono stati giorni veramente faticosi. Io vi ringrazio di vero cuore di essermi stato vicino e di avermi dato tutta la solidarietà e tutta la vostra partecipazione. Grazie di cuore, buone vacanze a tutti.